Scusate, questo è il bello della diretta, si Siamo direbbe. riusciti ad andare in onda? No, adesso ci stanno cominciando a sentire. Adesso sì, però. Ora sì? Sì, adesso oh, ci sento. Finalmente. No, dicevo a Claudia di non fare la bischera, perché sennò mi metto a parlare toscano se lei fa la bischera. Ma tanto non ti riesce. Non e mi comunque riesce. Si è fatto cogliere preparato, Roberto Mancuso, naturalmente, come nel suo stile di conduzione, si è fatto cogliere preparato. Però, siccome siamo bravi, adesso facciamo quest'altro tentativo. Non cominciare, non mi ricordare quel particolare. L'altra volta fu colpa di Livestream. Ma ci sentono non... o no? Adesso sì, ci sentono. L'altra volta fu colpa di Livestream e non colpa mia, semplicemente Livestream non registrò. Sì, va bene, la conta da giusta, era da caso proprio quella. E siccome non era il caso di fare dei revisionismi storici, diciamo. Intanto c'è Marco Marchese che ci comunica qualcosa. Che ci comunichi, Marco? Rob, non c'è audio. No, adesso l'audio c'è. C'è eco. Mi dicono della regia che c'è. Scusa un attimo. Mettiamo a posto tutto. Vediamo se si sente. C'è eco. No, si sente bene. Lui dice che si sente bene. Mettiamo a posto tutto. Male è colpa vostra. Vediamo se si sente. È un grande ecco, ok, vabbè. Non so come. Vabbè, noi Claudia dicevamo l'altra volta, purtroppo la bella trasmissione che avevamo fatto non hanno avuto la possibilità tutti quanti di vedere. Non l'ha messa online e non ce l'ho mai avuta. Non è che non l'ho messa online, Livestream non ha registrato, quindi pensate che questa sera, questa notte, Claudia Sterzi resterà in nostra compagnia. Ha avuto l'ardire di muoversi dal centro di Roma per venire a trovare il sottoscritto a casa sua, da cui si trasmette per TV Radicale. Davvero, sono a casa di Mancuso, aiuto! Aiuto! Allora, mi sentite? Mattia, dici che ci senti? Gianni, dateci dei feedback positivi. Invidiamo che dice Marco, audio ok, ma ecco. E non so che dirti, Marco, perché purtroppo questa è la situation. Posso fare questa operazione, secondo me... Il problema si risolve. Vediamo se così si risolve. Ok, adesso dovrebbe essere andato via l'eco. Ma c'è eco. C'era eco un minuto e mezzo fa, due minuti fa, perché loro ci vedono in ritardo. Quindi adesso non dovrebbe più esserci l'eco. Ok, Claudia. Veniamo subito al meglio. Sappiamo che questa è una trasmissione, quella di stasera, l'abbiamo detto, sarà una trasmissione molto leggera. Una leggera, molto leggera. Una leggera euforia. Un'euforia più che leggera. Più leggera del solito, sì, più diciamo. Leggera del solito. Però, allora, perché siamo in orario, non siamo protetto, no? Non siamo in una fascia libera, per cui ci possiamo anche un attimo. Però dobbiamo fare un appello a chi ci sta seguendo dalla chat, perché comunque siamo in questo momento 13. Sì. 13 persone che ci stanno seguendo. Allora, ragazzi, siccome vogliamo arrivare almeno a 30, no, perché noi siamo ambiziosi, nella lunga notte di TV Radicale. Sì, comunque pochi ma buoni va bene. Pochi ma buoni va bene lo stesso, però voglio dire, coinvolgiamo il web notturno al partecipare a questa trasmissione. Quindi condividete su Facebook il tastino con la F che trovate in basso a destra del monitor dove ci state guardando. Cliccatelo e dite che c'è Claudia Sterzi e di venire. Migliaia di persone che corrono se c'è Claudia Sterzi. Te vogliamo picchiare. Che vogliamo una... Vabbè, ci ho detto, veniamo un attimo veniamo tema, a noi. No? Perché abbiamo detto il congresso di radicali il italiani e l'antiprovizionismo? Abbiamo detto perché uno dei temi fondanti, anzi, nelle indicazioni di Marco Pannella iniziali, il tema fondante del congresso di radicali italiani è proprio l'antiprevisionismo. Finalmente il tema, perlomeno, anche se non è certamente nell'attualità politica italiana, perlomeno risalta nell'attualità politica radicale e ci si immagina che convocando un congresso su questo tema anche l'attività poi politica dell'anno seguente sia conseguenziale e quindi sia forte e chiara proprio su questo tema. E naturalmente perché l'antiprevisionismo? Perché la situazione in Italia è arrivata veramente a un punto. Io oggi ho visto dei dati nel rapporto di Antigone dell'altro giorno, quel famoso dato che noi diamo sempre, cioè che il 40% delle persone che sono arrestate per violazione diretta della legge sulle droghe. Questo dato, che già di per sé è enorme, risalta ancora di più se lo si mette in confronto con il resto dell'Europa, dove il 10, il 15, il 18, il 7, a seconda dei paesi, la percentuale è questa, vengono arrestate per violazioni dirette delle leggi sulle droghe. In Italia il 40, e qui vedi veramente
la rilevanza sociale anche, come ci ha detto Pannella quando proprio ci ha invitato e proposto di incentivare questo congresso. Poi la cosa è stata recepita più o meno dal comitato e dagli organi dirigenti, però la prima proposta di Marco è stata proprio di incentrare sull'antiproibizionismo tutto il congresso. Poi giustamente si sono sovrapposti anche tutti gli altri temi, l'uninominale, cioè il transnazionale stesso, che è un congresso che deve venire, per quell'organizzazione anche di quello. Però il tema centrale proposto da Marco è l'antiproibizionismo. Proprio lui l'ha visto proprio nell'aspetto sociale, ancora più che economico, che pure è un aspetto che ci interessa molto come radicali, l'aspetto liberale, liberista, di Friedman, l'aspetto economico. Marco ci ha proprio fatto presente, e io lo ripeto perché mi trova perfettamente concorde, l'aspetto proprio sociale, cioè dei milioni di persone che sono coinvolte, fra famiglie, avvocati, ragazzi, carceri, diventa un argomento che veramente pervade la vita di tantissimi cittadini, molto più di quanto ci si immagini, perché magari non sono cose che si dicono in pubblico, sono un po' le tenere nascoste, sono in casa dei problemi, un familiare che ha dei problemi, in genere diciamo che non è una cosa di cui si parla come di come se una persona multa, insomma, no, mia figlia ha preso una multa, si dice anche alle altre persone nei negozi sotto casa, insomma, mia figlia stava messa dentro, oppure ha avuto un verbale per 3 grammi di hashish, c'è una cosa che non viene condivisa, per cui magari non ci risulta così enorme, ma invece coinvolge veramente milioni di persone, perché poi se ci metti insieme ogni persona, un avvocato, un giudice, una famiglia che comunque viene coinvolta, e tutto quello che è l'apparato per verbalizzare tutto quanto, vedi che poi alla fine coinvolge tantissime persone, oltre a essere altamente diseducativo, secondo me, e questo è anche un altro costo sociale che non è possibile esattamente quantificare con un dato specifico, però è un costo anche quello, l'aspetto diseducativo della legge proibizionista proprio sui ragazzi, come di deresponsabilizzante, assolutamente, esatto, e come adesso siamo finiti che ci si trova con questo grosso dramma del poliuso, cioè che ragazzi a 15 anni, 16 anni fanno la festa, mettono una brocca di vodka in mezzo al tavolo, ognuno da casa porta le pasticche che c'ha, che siano psicofarmaci, antibiotici, quello che c'è, buttano dentro e poi ci si è sentito male perché ha fumato una canna, no, certo. Momento, capito? E siamo arrivati a questo punto proprio perché ai ragazzi viene negata completamente l'educazione al divertimento, l'educazione all'euforia, l'educazione al sano momento di evasione, perché no? O di sbaglio, perché no? Il sano momento in mezzo a una vita peraltro regolare in cui uno va a lavorare, fa tutte le sue cose, la sua crescita, il programma, il suo futuro, ci vuole anche dell'educazione a quel momento invece di evasione, perché è giusto anche che ci sia, è umano, è una cosa che ci insegnano tutti i popoli antropologicamente studiati, i latini che dicevano una in anno, dice tinsanire, cioè una volta l'anno, la festa rituale, le feste rituali erano proprio apposta perché almeno una volta l'anno. Ah no, il latino lo so molto, però non è una delle lingue preferite. No, in realtà è infatti, perché conosce molte lingue Claudia. Claudia, una cosa, la preparazione per il congresso, no? Cos'è sarà previsto a livello di commissioni? Oh, allora, questa è una bella domanda che io ho fatta pari pari all'assemblea di radicali toscani. Sono venuti De Lucia, è venuta Donatella Poretti, c'è stata questa assemblea organizzata dallo Scheggi su Firenze e Toscana, e io ho chiesto di fare una domanda e l'ho fatta, gli ho anche detto oggi, l'ho fatta a Michele De Lucia e oggi gli ho anche detto fuori microfono, a uno scopo leggermente provocatorio, cioè di rendere edotto chi fosse interessato che io quali commissioni ci sono o come è organizzato il congresso non ne so assolutamente niente, perché non ho avuto modo in nessun, non ho partecipato in nessun modo all'organizzazione del congresso. E come mai? La stessa risposta, ti dico la stessa, niente, semplicemente perché non c'è stata occasione, non c'è stata occasione. Beh, comunque, per tra cui... l'altro questo congresso di radicali italiani cade alla vigilia di un importante referendum, certo, che ci sarà nella California, dove sarà, certo, il 2 novembre per l'appunto, sì, con le elezioni di mid term, appunto, come tu la proposition, certo, esatto. Quale pensi? Beh, comunque aspetta, no, volevo migliorare un po', perché sì, sennò sembra che oggi, tra l'altro, Mario, rispondendomi in parte in occasione dell'assemblea che c'è stata oggi del Lazio e dei Radicali di Roma, ha parlato di 5 commissioni e ne ha nominate anche 3, mi sembra, ha parlato di uninominale, sicuramente l'antiproibizionismo e di un'altra che non ricordo, però ancora insomma un documento ufficiale dove si sappia il numero e il nome delle commissioni non c'è, ma uscirà e lo vedremo quando saremo in congresso. Certo, no, parlavamo della proposition 19, quella che sarà votata con un referendum nella California.
Quali sono le tue previsioni e soprattutto in che modo pensi l'esito, un eventuale esito positivo di questo referendum possa cambiare le politiche, diciamo, federali? Perché ci penso molto in questi giorni. E la previsione principale è incrociamo le dita e zitti più possibile, perché sarebbe un segnale fantastico, enorme da parte della California, che comunque è un faro in qualche modo per la, tutta quella che è la cultura e la civiltà occidentale, sarebbe un grandissimo segnale. Io in questa decisione di Schwarzenegger, che è venuta esattamente a un mese dal referendum, il 2 ottobre, lui improvvisamente ha aperto e ha depenalizzato già, fin da adesso, già depenalizzato in California, per cui tu con l'uso di marijuana non rischi più il penale, ma rischi l'amministrativo, rischi la multa, ha depenalizzato, ha messo una multa. Io questa, qualcuno ha detto, ah guarda che meraviglia Schwarzenegger, che bella mossa ha fatto. In realtà io sono rimasta invece spiacevolmente colpita, perché è una maniera di esorcizzare il referendum, perché a questo punto già la puoi fumare, ti fanno solo una multa, il discorso economico si recupera attraverso le multe, per cui comunque c'è un introito per le istituzioni perché ti multano, capito? Quindi invece mette a rischio quello che può essere invece il voto positivo. Ora io dico sempre, basta che per caso avvengano un fatto, due occurrenti in cui magari si è coinvolto qualcuno che ha fatto uso di cannabis, e il gioco è fatto, perché da una parte disincentivi l'elettorato ad andare a votare, perché tanto ormai la legge è già depenalizzata, insomma, non è più grave come prima, e mi vientano i soldi e le multe, capito? Dall'altra magari mi ci mette un fatto eclatante in cui ci sia di mezzo l'uso di cannabis, e molto probabilmente quel leggero vantaggio che ha, perché non è altissimo il vantaggio dei sondaggi, non è così alto, io non vorrei fare la pessimista, però non voglio nemmeno cantare vittoria, dire gatto, ma davvero nel sacco, come diceva Zappattoni. Certo, ecco, intanto salutiamoti, arrivano dalla nostra chat i saluti da parte di Mattia, Oan89, Gianni Colacione e gli altri, e li invitiamo a cominciare a preparare le domande per Claudia. Intanto però volevo chiederti un'altra cosa, un po' ne abbiamo già... diciamo se ne è discusso in questi giorni tra noi di TV Radicale, no? Sì. Rispetto, divaghiamo un po' dal tema antiproibizionismo, aspettando le domande, facciamo una chiacchierata. TV Radicale è stata ferma per molte settimane, oggi abbiamo ripreso le trasmissioni. Ma non è neanche la prima volta, se non sbaglio. No, è la prima volta, è stata una domenica si era saltata, ma per sbaglio. No, la prima volta ferma per così tante domeniche. Allora, quello che ti voglio chiedere, però non siamo stati fermi, perché comunque abbiamo fatto delle produzioni video, abbiamo fatto quattro video importanti, quello su Portapia il 20 settembre, il documentario su Antonio Russo, l'intervista a Natascia Berardinucci, non so se ti è capito. Io purtroppo sono stata collegata o con Nokia o con dei computer di passaggio, e i video non sono riusciti a vedermi, ma la pena sta dietro le lettere più urgenti e le cose più corrette. E poi nella manifestazione che è stata fatta davanti all'ambasciata britannica. Alla pisciata. Non cominciare, all'ambasciata britannica qui a Roma per dire a Blair quello che è, c'è un traditore, infatti lui ha mentì nel 2003 dicendo che era in possesso di prove, eccetera, eccetera. Quindi comunque abbiamo saputo produrre qualcosa di importante. Allora, questa era la domanda che me l'hai bruciata, come al solito mi bruci tutte le domande. E questo lo volevo dire a mezzanotte, Beh, comunque ha anticipato la domanda che io avrei fatto, lei avrei fatto a mezzanotte, perché nella mezzanotte, allora, lasciamo perdere il tipo radicale, entra nel 23° giorno Marco Pannella. Un tuo commento su questo e su, soprattutto vogliamo ricordare quelle che sono le ragioni del Satya Grah di Marco Pannella e degli altri compagni radicali o cittadini. Ricordiamolo un po'. Certo, le ragioni, il Satya Grah mondiale è una cosa che dura dal 2001, ha preso tantissimi aspetti, sfaccettature. Ora, in questa ultima fase, ha messo a fuoco due degli obiettivi che erano stati indicati da Marco Pannella all'inizio del 2010. All'inizio del 2010 si era parlato di un Satya Grah su tre obiettivi. Uno era appunto la verità sulle bugie raccontate per impedire la soluzione dell'esilio di Saddam, una soluzione non violenta, non cruenta, e per impedire questa soluzione sono stati prodotti documenti non veritieri e raccontate molte bugie all'opinione pubblica da parte di autorevoli personaggi e capi di governo che non erano affatto
autorizzati a raccontarci tutte queste balle. Il secondo obiettivo, che purtroppo l'abbiamo perso per la strada, ma forse lo recupereremo, è sulla Cina e su tutto quello che sono i rapporti, la verità dei rapporti fra la Cina e da una parte il Tibet, dall'altra gli Uiguri e però anche tutti quelli che sono i satelliti, Vietnam, tutto quello che noi sappiamo sulle situazioni montagnare di tutti quei popoli. Il terzo obiettivo è sull'italiano, ma anche mondiale, perché italiano ma anche transnazionale, sulla giustizia e in particolare sull'aspetto delle carceri, delle carceri e delle condizioni inutili, non si sa più che aggettivo trovare, disumane, schifose, vergognose, nelle quali in Italia i carcerati vivono le loro giornate, i carcerati che poi, a parte che se anche fosse, questo mi ricordo con un'osservazione che si fece al congresso di Nessuno Tocchi Caino, anche ammesso che fossero poi persone che hanno sbagliato, non per questo devono essere sottoposte alla perdita dei diritti costituzionali. Però anche ricordiamoci che quasi la metà delle persone sono detenute in attesa di giudizio, per cui oltretutto sono condizioni in cui una persona che molto probabilmente una su due non ha nemmeno sbagliato. Esatto, perché c'è una percentuale... No, che se avesse sbagliato andava bene, no, questo non voglio dirlo, però oltretutto non è che uno può dire, dice, vabbè, però comunque sono delinquenti, comunque sono criminali, no, c'è una buona metà, un po' meno di metà, che uscirà innocente e scagionata da questa detenzione. Ma non solo, guarda, io aggiungo, no, questa è la mia riflessione politica, anche se si tratta di un colpevole, è certo. Scandaloso che non ci sia in Italia una giustizia certo. In grado di assicurare certo. un processo penale, non parliamo della giustizia giusto civile, e dei tempi ragionevoli, però che condizioni diverse quando si parla di penale, quando certo. viene in gioco uno dei beni primari della persona, che è appunto dell'essere umano, dell'individuo, che è la libertà personale, che viene sottratta all'individuo prima della condanna passata in giudicato, il fatto che i tempi si allunghino così tanto, cioè, fanno, appunto, si parla di tortura democratica, certo. Noi radicali parliamo di tortura democratica, certo. Non a caso. Allora, che potresti dirmi, sai trovarmi tu i collegamenti con l'antiproibizionismo di tutti e tre gli obiettivi del Satyagraha? Io te li saprei trovare tutti e tre. Beh, allora, visto che le fatte... Potresti farmi questa domanda? Ma siccome è una cosa... Innanzitutto, aspetta, dobbiamo salutare sì. Libertarian che ci ha raggiunto nella chat. Libertarian è uno degli amici di TV Radicale con i quali stiamo organizzando lo speciale del 3 novembre. Allora, ragazzi, noi aspettiamo le vostre domande, che ancora non ci sono arrivate. Ma anche ce le facciamo da noi, se non ci sono. Se non ci sono, ce le facciamo da noi. Ce la suoniamo e ce la cantiamo. Come non c'è dice. Problemi, siamo no, abituati. Allora, qual è il legame, secondo te, tu hai detto che sei in grado di individuare il comune sì. denominatore? Sì, perché, no, come sono in grado... No, volevo dire, nella giustizia, poi nelle carceri, vediamo che si specchia il discorso dell'antiproibizionismo e del proibizionismo. Quando pensiamo al 40% che viene arrestato per quella ragione, quanto le nostre carceri sono piene di persone che o sono tossicodipendenti, quindi malate, quindi dovrebbero stare a curarsi, dato che si cura le persone e non in carcere, o sono semplicemente dei consumatori che in quanto tali non commettono altro reato che portare in atto dei comportamenti privati delle facoltà assolutamente legittime. E quindi questo ti dico il collegamento con la giustizia e con le carceri, ma poi anche tutti i processi, le spese giudiziarie che noi sosteniamo per processare gente che ha una pianta in casa, in balcone magari perché gli piace averne una, insomma, oppure che c'ha ragazzini trovati con un grammo di hashish, patenti levate, lavori perduti, cioè una serie di tragedie infinita che legano proprio il proibizionismo al discorso della giustizia e del carcere. Per quanto riguarda invece il livello transnazionale, da una parte sull'Iraq e da una parte sulla Cina, ora sull'Iraq magari questo legame non è così strettamente visibile, però se pensiamo all'Afghanistan, se pensiamo ai conflitti in zona cinese, sicuramente sono legati al traffico dell'oppio, e questo ormai è riconosciuto, mentre fino a 5-6 anni fa, quando uno lo diceva, doveva portare un sacco di prove e comunque gli veniva detto che non l'aveva dimostrato. Ora finalmente vedo che da qualche mese viene universalmente riconosciuto che il problema del traffico dell'oppio ha inciso e incide profondamente sia sul conflitto in Afghanistan, questo fin dai tempi dell'invasione russa. Ma non avevano smesso i contadini afghani di coltivare l'oppio per coltivare altre cose grazie ma all'acqua? Che, no, ma non è vero niente. Non era vero niente, naturalmente. Ma siccome le Nazioni Unite hanno investito milioni di dollari in questo, quindi sono andati a finire i talebani quei soldi. Certo, che sono andati a finire i talebani e ci hanno fatto, e ci hanno inondato l'eroina, oltre che di tutto il resto, esatto. Delle meraviglie che ci hanno inondato. Sì. E con tutto poi la loro cultura di sottomissione della donna e tutto quello che sappiamo.
e che non sappiamo anche spesso. Allora, non ci sono ancora domande dalla chat, allora torno sul discorso che facevo prima. Anche se questo discorso era molto bello, ricordiamo quindi dalla mezzanotte, tra mezz'ora, Marco Pannella entra nel suo 23° giorno di sciopero. Io sono un po' più occupata, sì. Perché sei preoccupata? A livello istintivo, assolutamente non ti saprei dare nessuna motivazione razionale. Sono un po' più occupata per questo congresso che si avvicina. Pannella sarà il 30° al congresso, so. Sarà, sì, sarà il 28° 27°. È un'azione molto dura proprio perché Marco avverte la gravità di ciò. Lui parla di Shoah, no? Di nuclei di Shoah, che rispetto sia alla situazione italiana ma anche alla situazione internazionale, non solo di, certo, sono nuclei di Shoah, cioè, no, fa riferimento, ci sono nuclei, sì, di Shoah. Di Shoah, e infatti è rivenuto a sono fuori, sono anche all'interno dei nostri paesi, non sono soltanto nei paesi lontani da noi, piccoli nuclei sono anche proprio dentro il nostro tessuto sociale. Ti sei subito incupito a parlare di questo. Sai, voglio dire, ho fatto piacere. Beh, però, non fa piacere, però dobbiamo anche pensare che Marco porta avanti questa azione gravissima, evidentemente per lui costosa, però lo fa con gioia e con amore. Ma certo. Quindi un bel sorriso e un saluto a Marco Pannella che tra mezz'ora entrerà nel suo 23° giorno di digiuno. E dunque... Come stanno andando le lesioni dei cittadini, lo sai? Oana dice, cavolo, ma nel TG di questo nuovo sciopero di Pannella non ne stanno parlando proprio. No, zero, ne parleranno quando saranno due mesi, come sempre, perché ormai è diventata una non notizia, perché, anzi, la cosa che dicono spesso le persone, dice Pannella fa continuamente sciopero della fame, e quasi lo vedono in negativo, no? Ed è un'assurdità, se pensi alla lotta non violenta, ovviamente a volte come viene giudicata, anche delle disobbedienze civili. Cioè, è molto difficile poi far capire esattamente alle persone il valore che ha, e se non siamo aiutati dall'informazione, l'informazione non ci aiuta, e noi bisogna rendersi conto che siamo in un regime, quando si fa l'analisi del regime, non è che si fa per poi svegliarsi e vivere in un mondo normale, no, facciamo l'analisi del regime, la realtà è che siamo immersi in un regime ladro, si potrebbe dire anche assassino, non diciamolo, comunque ladro di sicuro. Assassino sì, perché le morti in carcere, per tornare all'esempio di prima. Ma anche morti sul lavoro, ora morti sul lavoro. In realtà ci saranno anche paesi che stanno peggio di noi, comunque anche quelli sono in qualche modo, e quindi se comunque che sono d'accordo tutti insieme, come sempre ha detto Marco, come i ladri di Pisa, che fanno finta di litigare di giorno e vanno a rubare insieme di notte, ma in realtà ormai alla quale i cittadini hanno aperto gli occhi, anche in tutte le classi, in tutti gli strati, lo senti dire continuamente. Certo, ognuno col suo grado diverso di responsabilità, c'è chi lo fa sapendolo benissimo fino in fondo in malafede, c'è chi lo fa per conformismo, però la classe dirigente italiana ormai così è selezionata e così ce l'abbiamo addosso. Non è che uno si incupisce, sì, cioè voglio dire, non è che sia proprio... Catolano scrive, sì, ma questa analisi non è esattamente recente, come si continua? In che senso come si continua? Cioè, nel senso, fino ad ora noi abbiamo denunciato questo regime di legalità, abbiamo cercato di contrapporvici con... Adesso comincia con la lotta non violenta, eccetera. Scusate, ma è una certa ora. Sai perché? È una bella domanda. Come si continua? È quello che noi ci chiediamo in infinite riunioni interminabili negli ultimi anni: come si continua? Perché poi, naturalmente, appunto, gli scioperi della fame che sono stati fatti, della sete, delle disobbedienze civili, le infinite varietà di lotta che abbiamo condotto e che a volte ci hanno dato dei momenti di scoraggiamento, perché dice, ma come si lotta e qui invece che andare meglio. Io figuro che sul antifedizionismo dovrebbe essere scoraggiata da un pezzo, perché io da quando ho 14-16 anni che faccio comunque l'iniziativa antifedizionista, sono passati 40 anni e la legge è peggiorata, cioè dovrei spararmi, insomma, se dovessi vedere. Però bisogna continuare, perché potrebbe essere che ci sia un'azione tipo come la goccia a forza di cascare, no, forse di battere al muro, forse una breccia alla fine ti riesce a fare, potrebbe essere un meccanismo di questo genere, e comunque molto più bello, almeno per me dal mio punto di vista, vivere credendo in qualcosa e facendo le cose che mi viene spontaneo e di passione vera di fare per raggiungere le cose in cui credo, perché perdere la speranza è molto meno divertente, perdere la speranza, si ha una vita abbastanza triste, è molto meglio tenere la speranza, anzi essere speranza.
Allora, dunque, poi c'è una domanda di Marco Marchese. Catolano dice questo: il fatto che Internet e Wikileaks abbiano bucato non è un suggerimento invece dei referendum comunali? I referendum comunali sarebbero quelli di Capato? Sì, invece quelli di Milano, probabilmente. Eh beh, ognuno fa iniziativa. Certo che va benissimo anche il suggerimento di Internet e il suggerimento di Wikileaks, va benissimo, sono d'accordissimo. Perché abbiamo un mezzo democratico, poi Internet è democratico perché ha costo quasi zero, nel senso che essendo connesso. Beh, noi abbiamo messo su tipo radicale web TV, social network, come si chiamano, insomma, è una cosa. Però se altro, qualcuno vuole lavorare su quel livello e altri vogliono lavorare sul livello dei referendum comunali, benvenuto tutto insieme, più cose si fanno e meglio è, perché appunto perché tutte queste cose insieme, se specialmente riescano a essere sinergiche e coordinate, alla fine possono produrre finalmente una piccola breccia, una piccola maglia nella rete dalla quale poi passare e finalmente riuscire a essere più incisivi. Allora, Marco Marchese chiedeva, ti chiede di parlarci dell'ARA, l'Associazione Radicale Antiproibizionisti, e la situazione e le prospettive. Molto volentieri, Marco. Guarda, l'ARA, io poi forse ne parlerò in congresso, o comunque faremo molto presto una riunione per parlarci tutti insieme. Io sono felicissima, questo te lo anticipo, perché l'obiettivo primario dell'ARA si è realizzato, cioè l'obiettivo primario era quello di stimolare di nuovo, questo l'abbiamo nello statuto, l'abbiamo votato tutti insieme, perché te sei con me fra i soci che stanno partecipando fin dall'inizio, Marchese, è proprio quello di stimolare e di rilanciare all'interno del mondo radicale l'iniziativa antiproibizionista, per cui noi devo dire in 2 anni, con chiaramente l'attualità ci aveva aiutato attraverso il caso Marrazzo da una parte, Cucchi dall'altra, cioè sicuramente l'attualità ci ha aiutato, però io penso che anche noi tutti dell'ARA che ci siamo iscritti e che abbiamo lavorato comunque insieme siamo serviti di stimolo perché l'antiproibizionismo ritornasse a essere uno dei temi al centro dell'iniziativa radicale. Io ricordo che 2 o 3 anni fa, quando ho fondato l'associazione, c'erano sì e no, e so di dire la verità, 2 o 3 comunicati l'anno sul tema, e quando se ne parlava sembrava quasi di parlare di qualcosa, non dico di tabù, ma insomma era molto difficile affrontare l'argomento. Io mi ricordo le lotte per avere una commissione antiproibizionista 2 anni fa in congresso, 3 mesi di battaglia continua, discussioni, non dico litigi, ma poco ci manca per riuscire ad avere una commissione, sicché adesso che tutto il congresso, nelle parole di Marco, che poi sono quelle che, scusate, ma per me sono fondamentali, sia da incentrare su questo tema, per me è segno che evidentemente il primo obiettivo è centrato. Purtroppo invece abbiamo fallito in pieno l'obiettivo della disobbedienza civile e quello del coordinamento regionale. Qui molto probabilmente io ho avuto le mie mancanze, non sono stata in grado, anche mi sono trovata completamente sola. Devo dire che l'associazione forse è un limite mio, molto probabilmente è un limite mio, però io più volte ultimamente ho convocato assemblee, ho convocato direzioni o giunte, non mi ricordo come si chiama la mia, ma insomma ho giunto in direzione, e mi sono trovata spesso con più persone nuove che non mi hai iscritti, cioè ho convocate diverse in cui non ho avuto nessuno o quasi nessuno degli iscritti partecipe, e magari c'erano appunto 20-25 persone nuove che erano venute a sentire, ma non c'avevo i miei, per cui che decisioni potevo prendere, insomma, non avendo i miei iscritti a votare. Per cui vediamo, io vorrei vedere un po' di modificare diverse cose e riuscire, sai, Marco Pannella dice sempre che quando un'associazione si chiude quando ha raggiunto il suo obiettivo e non quando è in deficit, per cui sarebbe il momento ideale per chiuderla, perché il suo obiettivo l'ha raggiunto. Se poi tutti insieme riteniamo opportuno tenerla, cambiare qualcosa, modificarla, ristrutturarla e farla funzionare per continuare, per andare avanti sulla disobbedienza civile e su tutta quell'azione che avevamo immaginato e che io ho messo in mozione quando abbiamo tutti votato insieme, magari possiamo andare avanti ancora. Marco Marchese fa un'altra domanda, dunque, Marco Marchese chiede, la situazione in Olanda e la situazione in Svizzera, sei informata, puoi dirci sui percorsi antiproibizionisti di questi due paesi? Dunque, la Svizzera c'era in novembre, e ancora quindi non ci siamo, c'era stato, mi sembra maggio-giugno, un impegno da parte del Senato per una legge decisamente molto più mite sull'uso della marijuana, recependo una serie di studi che in Svizzera fanno ormai da 20 anni, loro sono osservatori molto attenti, fra l'altro hanno sempre avuto delle leggi leggermente o completamente diverse da tutti gli altri paesi sulle droghe, sull'eroina poi è stata la prima e l'unica ancora adesso
sulla somministrazione controllata, peraltro trovandosi benissimo e confermando con un referendum popolare questa strategia, e anche sulla cannabis loro hanno avuto una serie molto lunga di cambiamenti, di ritocchi alla legge, ne hanno osservato gli effetti, e l'ultima è appunto le ultime, anche se il referendum specifico sulla cannabis andò male, ma andò male molto probabilmente, io penso, ma non soltanto io, perché la Svizzera non aveva voglia di diventare la Amsterdam dell'Europa del Sud e trovarsi poi tutti gli italiani, i francesi, gli spagnoli il sabato a sballarsi per le strade svizzere, per cui per quello penso che la cittadinanza abbia votato contro la possibilità di venderla nei coffee shop. Però hanno comunque decretato, verso maggio giugno c'era stata un'unanime decisione del Senato o di un organo equivalente, di a novembre produrre proprio e mettere in atto una nuova legge che depenalizzasse notevolmente l'uso di cannabis e forse anche degli altri droghe, questo particolare non me lo ricordo, quindi siamo in attesa di questa decisione che per il momento ancora non mi risulta che ci sia stata, anche se io ho una decina di giorni che non seguo l'agenzia, però fino a 10 giorni fa non c'era niente di nuovo su questo fronte. Allora, l'Olanda sta avendo un ripensamento indietro e in primo luogo naturalmente si torna come il discorso della Svizzera, in primo luogo i coffee shop che sono più vicini alla frontiera e che si trovano ogni sabato sera tutti i tedeschi, ragazzi tedeschi, certo, lì con i problemi di ordine pubblico, con le droghe pesanti che chiaramente vengono a vendere il crack. E dove va lo spacciatore sabato sera? Va a venderlo in Olanda perché sa che c'è tutto il pubblico, il target suo è lì, capito? E quindi Marco Marchese ti ringrazia, dice molto esaustiva Claudia, grazie. Poi Gianni Colacione chiede, ma sto partito radicale sull'antiproibizionismo è davvero all'avanguardia? Sì, perché ci sono io. No, primo luogo perché c'è Marco Pannella, anzi, e poi perché ci sono io. Senz'altro l'apporto che dà Claudia con un impegno quotidiano sul fronte antiproibizionista è importante per il partito ed è servito probabilmente in questi ultimi anni ad ottenere anche il risultato a cui siamo arrivati, cioè il fatto che un congresso radicale mette al centro la città. Certo, il lavoro, cioè, tenendo acceso un lavoro, tenendo acceso quell'omicidio. E poi sai, il fatto che io tirassi fuori le zampe e dicessi questo argomento me lo prendo, ha fatto sì che tutti dicessero no, lo prendo io, lo so, io lo seguo. E allora tutti hanno prodotto un sacco di lavoro su questo, finalmente, è il mio scopo, è raggiunto. Allora, preannunciando che a partire da mezzanotte, cioè tra 18 minuti, comincia la nightline, in realtà non ci sarà soluzioni di continuità. Io non mi spoglio, ve lo dico prima, non ci penso nemmeno, ascoltatevelo. Se lui si spoglia me ne vado. Io mi spoglio solo a pagamento. Quanto costa? Come se mi spoglio se ne vado. Quanto costa? No, veramente, a partire da mezzanotte apriamo le linee di Skype, quindi cominceremo a chiamare chi vuol partecipare ce lo dica, ce lo scriva su Skype, scrivo adesso nella chat il mio contatto Skype, anche se abbiamo appena creato il contatto per TV Radicale, però ancora non abbiamo importato i contatti, quindi lo scrivo qui, chi vuole entrare e dialogare con me e Claudia me lo scriva su Skype, a questo account Skype. Claudia, dimmi, secondo te il congresso si occuperà dell'antiproibizionismo? Sì, sarà uno degli argomenti. Ora, chiaramente questo significa che la mozione congressuale sarà sicuramente incentrata sull'antiproibizionismo, molto probabilmente. Questo diciamo che non è nelle mie facoltà di saperlo. Roberto, lo spero molto, sicuramente bisogna vedere, anche noi andiamo di fronte a un congresso in cui come sempre gli organi dirigenti presentano le dimissioni all'inizio e sì, io spero molto perché Mario Stadevini per me è stato un ottimo segretario e anche sull'antiproibizionismo è stato attivo. Ma come, ti interrompo, Oana cosa dici? Scrive, Claudia, oltre ai complimenti per il tuo lavoro, complimenti anche per la tua simpatia. Ma sei antipaticissima! Comincia la Hard Night Radicale. Sparto il tuo bacio. Cominciamo. Aiuto, mamma, aiuto. No, non attacchi. Io sono convinto che sicuramente la mozione congressuale, ovviamente, come tu mi puoi insegnare, il congresso radicale è un divenire, no? Gli organi arrivano a dimissionare, eccetera. Quindi bisogna vedere anche chi porterà avanti l'iniziativa politica tutto il prossimo anno. È un po' la mozione. Oddio, certo, è impossibile incentrarla. Tra l'altro oggi si diceva al congresso, la precongressuale di Radicali Roma,
si arriva al congresso con una mozione, si potrebbe anche arrivare al congresso alle votazioni con due mozioni, cosa che per adesso mi sembra non è mai successa. Noi siamo arrivati con due candidati, ma mai con due mozioni. Mai con due mozioni. Sarebbe divertente avere finalmente un congresso con due mozioni. No, ma io sono convinto che comunque l'antitradizionismo radicale sarà al centro della mozione congressuale, ah, certo, in qualche modo. E quindi impegnerà il soggetto politico Radicali Italiani nel 2011, certo, fine 2010, inizio nell'anno politico radicale, a intraprendere, certo, delle iniziative politiche, sì, sull'antitradizionismo. La, certo, domanda è questa. Sì. Ora, fermo restando che secondo me la disobbedienza civile in tema di antitradizionismo, sì, isolata ha poco senso. Ha poco senso, sono d'accordo con te. Allora, secondo te è... Anche considerando la nuova normativa che è estremamente restrittiva, rigorosa e punitiva, sì, immaginare come fu, come accadde, se non sbaglio, quando fu la mobilitazione in tutta Italia, che anno era 1996, la mobilitazione a Piazza Navona, quando, che anno fu? Tutto lo ricordi meglio di me? Non ce lo ricordiamo. Comunque, immaginare un movimento impegnato nel proporre iniziative di disobbedienza civile in tema di antiproibizionismo su tutto il territorio nazionale. Io, questa è la mozione che io, che ti ricordavo a Marche, che ho scritto 2 anni fa, perché infatti, siccome da isolate servono a poco, purtroppo, anche se agiscono sulla giurisprudenza, però servono a poco perché vanno solo sui giornali locali, di riuscire a immaginare un'azione che fosse contemporaneamente parlamentare, di manifestazione pubblica in tutte le piazze italiane o in più possibili piazze italiane, e di disobbedienze civili contemporanee in più possibili piazze italiane, per cui su diversi livelli, in modo che sia impossibile per l'informazione non registrare un tipo di iniziativa di questo genere. Ok, e cosa dici di aprire già da adesso le linee a Skype? Certo. Allora, avremo un piccolo problema, quindi già che ne approfittiamo per risolvere il problema dell'audio. Dobbiamo riutilizzare. Senti, c'è già qualcuno in chat? Sì, pronto? C'è Marco che ci ha chiesto di intervenire, se era possibile. Allora, fate intervenire, io vado a finire di mangiare qualcosa. Ok. Allora, intanto che prepariamo questi collegamenti e risolviamo questo problema tecnico, Claudia finisce di mangiare, che non aveva ancora mangiato, e io ne approfitto per chiamare il primo che si è reso disponibile per fare un collegamento, che è Marco Marchese. Vediamo se mi risponde. Pronto? Ciao Marco, aspetta un attimo che devo verificare che l'audio sia a posto, prova a parlare. Prova, 1, 2, 3, prova audio. Perfetto, ti si sente forte e chiaro. Ok, ci mandi anche il video, Marco? Ah sì, certamente. Ah, sono solo io? Per il momento sei solo te, però possiamo provare ad aggiungere qualcun altro. Ad esempio, proviamo a chiamare le persone così come cade, intanto che torna Claudia. Diciamo, multi il video non va, mi pare. Come? Cioè, con più persone il video non va, giusto? No, andiamo solo in audio. Intanto metto te che sei arrivato in video, ti metto in video, quindi facciamo così. Bene, così vi faccio vedere il mio cartello. Beh, innanzitutto dobbiamo fare, ragazzi, questa nightline che ormai praticamente sta cominciando con 10 minuti d'anticipo per concedere a Claudio la possibilità di cenare. E un po' può essere anche, cioè sarà sicuramente un happening nel quale discuteremo di vari argomenti, però può essere anche, siccome il tema è aperto, l'occasione per discutere di questa ripresa delle trasmissioni e di quello che sarà fatto prossimamente a partire dal congresso per proseguire con l'appuntamento del 3 novembre. Ad esempio, io, Marco, se tu me lo consenti, sì, beh, innanzitutto ti prego di rispondere a questa domanda. Qual è la tua impressione su questa giornata di ripresa delle trasmissioni? Intanto io invito qualcun altro, a sorpresa. Allora, guarda, io l'impressione è questa, che vabbè, le prime 2 ore sono state interessantissime con Radical Bar, perché io ne ho seguito ampi stralci mentre stavo preparando il lavoro redazionale, poi dopo della conduzione che ho fatto successivamente, e proprio la qualità degli argomenti, degli interventi, secondo me è stata molto alta. Poi abbiamo fatto questi 4
Ecco, salutiamo, diciamo, Salvatore Antonacci che si è unito alla nostra conversazione, Marco. Ah, bene, bene. Ciao, Salvatore. Buonasera, buonasera. Unito per costrizione mano militare, diciamo. Comunque, un'ottima serata a tutti. E quindi, ottima serata anche a te. Quindi stavo dicendo che, secondo me, questo inizio della trasmissione di TV Radicale sono iniziate molto bene, anche perché c'è stata una fluidità. Non abbiamo avuto, diciamo, grossi problemi tecnici, ho avuto questa impressione, e quindi possiamo ritenerci soddisfatti per quantità e anche per qualità. Oserei dire che quasi quasi queste 5 ore di diretta, e poi dopo adesso andiamo in notturna, e quello che avevamo deciso di fare queste 5 ore magari si stanno rivelando inadeguate, forse potevamo farne addirittura di più, addirittura 6-7. Comunque va benissimo, Roberto, rispondo alla tua domanda col dire io sono molto soddisfatto della riapertura ed è un buon viatico per le settimane successive. Adesso, come vabbè, forse chi ci sta ascoltando, ma Colacione e Salvatore Antonacci, tu, io siamo coinvolti in questa redazione provvisoria, martedì ci riuniremo e prepareremo il piatto forte di questo inizio di questa ripresa della trasmissione TV Radicale, prepareremo il format che poi lanceremo al congresso. Perfetto, allora io vedo, farei un altro tentativo a sorpresa, coinvolgendo, pensate un po', vediamo se è libero. Mattia in chat chiede chi è Marco. Marco Marchese, come chi è Marco? Appunto. Non... Ciao Luca, ti disturbiamo? Sì, sì. Ti sentiamo molto male, Luca, purtroppo. Pronto, Luca? Luca, non ti sentiamo, purtroppo. Sì. Ti sentiamo molto male. Sì, il collegamento a tratti. Magari conviene che aspettiamo qualche minuto fino a quando si stabilizza la tua linea, sì, Roberto. Provo a richiamarlo. Io, mentre tu richiami, giro la tua stessa domanda a Salvatore Antonacci, che, diciamo, oltre ad aver partecipato, Luca, ci senti? Alle 2 ore di Radical Bar. Salvatore, tu questa ripartenza della trasmissione TV Radicale, cosa te ne pare? Mi si sente? Sì, vai Salvatore. Salvatore, a te si sente bene. Marco, vabbè, bilancio di una ripartenza molto positivo, nel senso che il livello della trasmissione è stato ottimo, insomma. I collegamenti anche sono stati di buon livello, non abbiamo avuto problemi tecnici, che voglio dire è sempre un dato da temere nella debita considerazione. Abbiamo ricominciato con un low profile, nel senso che inizieremo con una trasmissione della durata di 5 ore rispetto alle 8 cui eravamo abituati, effettivamente era un po' una maratona defatigante. E continueremo con questo format per diverse settimane, poi naturalmente quando sarà possibile vedremo di passare al prossimo step, una fase più ambiziosa del programma, che è quella di partire regolarmente con delle trasmissioni quotidiane, una diretta quotidiana di 2-3-4 ore, insomma. Comunque, ripeto, la prima mi sembra buona, insomma, questa impressione generale, insomma. Bene, l'acquisizione di ulteriori collaborazioni. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Ciao Gianni, ciao, buonasera. Ciao, tutto bene? Bene, bene. Gianni, guarda, io ti girerei a questo punto la domanda che è stata rivolta a me, alla quale io ho risposto e che ho girato a Salvatore Antonacci. Allora, secondo te questa ripartenza di TV Radicale com'è andata? Dunque, ci sono due aspetti, tecnico e qualitativo, diciamo, dei contenuti. L'aspetto tecnico, diciamo che, vabbè, ci sta qualche problema, però rispetto ad alcuni grossi... Pronto? Mi sentite?
Sì, scusa un attimo, Gianni, perfettamente. C'è anche Adriano. Adriano, ci senti? Ah, Adriano c'ha la web tv aperta, quindi sentiamo l'audio della web tv che ritorna. Se vuoi chiudo, Roberto, aspetta. Sì, chiudi l'audio della web tv. Ecco, ti volevamo invitare a dire la tua, Adriano, dal vivo. Sì. Allora, ecco, adesso stava parlando Gianni. Stava parlando Gianni, sì. Dopo Gianni intervieni tu. Sì. E beh, io Gianni. Comunque così, rapidamente, tecnicamente non era certo qualche volta c'era qualche calo di volume, ma insomma mi sembra che per quello che potevamo fare abbiamo fatto tutto. Poi certo siamo sempre in balia di eventi temporali, catastrofi, cambi di umore delle DSL, quindi per quello che potevamo fare mi sembra che è andato tutto bene. Io per quanto riguarda me sono stato preso un po', non era previsto neanche che facessi la conduzione, preso un pochino così, stavo in panchina, quindi al volo telefonato a Roberto un'oretta prima, ho cercato di mettere su qualche cosa, ma poi in realtà erano diciamo contenuti che avevo già in mente da tempo, quindi comunque mi sembra che qualitativamente è stimolante nel complesso la conduzione, i contenuti, ho avuto un'impressione positiva. Mi sembra che ci siano state anche abbastanza persone in chat che hanno seguito. Abbiamo tutti quanti in qualche modo ci siamo ben difesi dalle bordate di Americano e quindi insomma mi sembra che è un bilancio positivo, anche il fatto di essere qua a quest'ora è abbastanza in numero sufficiente, cioè abbastanza insomma un bilancio positivo. Voi non so cosa pensare di questo. Beh, noi siamo sulla falsariga di quello che stai dicendo tu. Io diciamo che adesso sto un attimo conducendo per dare la possibilità a Roberto di approntare i collegamenti. Roberto, tu come sei messo? Ci sono altre persone che devono entrare? Beh, volevo provare a chiamare Luca. Luca l'ho già chiamato, Luca Bove. Se vuole, ragazzi, ti butto sul piatto così una sollecitazione, magari potremmo, come dire, potremmo affrontarlo nel corso della nostra discussione. Un argomento, certo, un argomento diciamo che mi ha suggerito Giovanna, la nostra amica di Milano, compagna di Milano, che ci ha invitati. Doveva intervenire, scusa un attimo, Salvatore, però doveva intervenire sulla domanda di Marco, anche Adriano. Sì? Sì, giusto, altrimenti Adriano, sì, diamo la parola ad Adriano. Allora la domanda è se hai avuto la possibilità di seguire la ripartenza di Figura Radicale, cosa ne pensi dei contenuti e di come è partita e ripartita Figura Radicale? Diciamo che il fatto che sia ripartita lo trovo un dato positivo, perché per quanto la programmazione possa essere contenuta, per quanto insomma con tutti i limiti di cui conosciamo, però comunque so perfettamente che fare 5 ore la domenica è, e quindi il fatto che ci riusciate credo che sia un buon risultato. Per quel che mi riguarda personalmente questo è un periodo difficile, perché sono impegnato su altri fronti diciamo scottanti, personali, per cui non ci sono delle cose che devo risolvere, non sono molto presente, mi dispiace, però anch'io credo che la qualità non sia niente male, e devo dire che nel periodo in cui siamo stati fermi, i due filmati prodotti una tantum, in particolare quello su Portapia, mi sono piaciuti molto. Sono stati molto 4 belli. Adriano, i filmati. Intanto è arrivata Claudia Sterzi, ti passo la ricorda. E quindi diciamo che questo fermo è stato un fermo molto relativo, perché ci sono prodotti 4 filmati, in più abbiamo avuto la possibilità di discutere veramente tante ore del rilancio di TV Radicale. È stata una cosa molto lavorata e abbiamo dovuto superare anche tutta una serie proprio di problemi pratici per arrivare alla decisione di quello che si doveva fare. Comunque scusate, abbiamo interrotto stai finendo di dirci qualcosa? No, avevo sostanzialmente finito. Le cose una tantum mi sono piaciute,
sono ansiosissimo di sentire questa cosa, questa diretta degli USA addirittura, che mi sembra una cosa bellissima da farsi. E niente, questo diciamo che sì, trovo che sia un buon risultato tutto questo, veramente un buon bene risultato. Adesso allora c'era sì bene, c'era una sollecitazione, ci voleva solleticare un po' Salvatore Antonacci, prego. Sollecitare ma non solleticare. no, niente, dicevo, c'era amica Giovanna di Milano che ci invitava a mettere sul piatto della discussione la dichiarazione di Marchionne, dell'amministratore delegato di Fiat, che lo stesso Marchionne ha fatto da Fazio questa sera. Praticamente il succo era, adesso vi do il link, senza l'Italia la Fiat potrebbe fare di più, che insomma è veramente un po' grossa. Bene. No, diciamo che soprattutto c'era... Di fatto credo che abbia ragione. Allora no, non era un invito. Un attimo che passo il link anche in chat, così potete leggervi. Ecco qua. Si poteva rispondere l'Italia senza la Fiat come sarebbe stata? Naturalmente avremmo avuto a disposizione 100.000 miliardi in più. Infatti il colmo arriva quando quando Marchionne nel corso della trasmissione dice la Fiat è stata tra il 2008 e il 2009 la Fiat è stata l'unica azienda che non ha bussato le casse dello Stato. Ecco qua, cioè, questa frase già mi sembra che possa, no? È lapidaria, diciamo, cioè, sì. Di un'azienda che comunque per decenni ha campato sulle spalle di noi poveri mortali, no? C'è una faccia tosta unica. Mi piacerebbe sentire cosa pensa Luca Fusari di questo, però purtroppo non è buono il collegamento con Luca. Posso intervenire io? Vendiamocela subito, la diamo ai tedeschi. Vabbè, sì, quando ci fu tutto l'affare General Motors, se vi ricordate, insomma, alla fine poi l'affare sfumò appunto per le solite, no? Per le solite interposizioni, insomma. Comunque, allora, parlaci un poco di questo evento del 3 novembre. Sì, allora stiamo freneticamente lavorando in queste ore con Luca, con i due Luchi, insomma, con gli altri, per riuscire a delineare un attimino la squadra che dovrà seguire la stop elettorale del 2 e 3 novembre. Siamo riusciti ad assicurarci, probabilmente domani dovremo avere la conferma, la collaborazione, l'interazione con i web blogger di Tocqueville, cioè Andrea Mancia e Simone Bressan, che per quanto riguarda il monitoraggio delle elezioni anglosassoni sono meglio in circolazione in Italia, insomma, quindi... mi sembra un colpo molto 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 buono, insomma. Assolutamente. E con loro naturalmente si porteranno dietro tutta una serie di blogger come Paolo Della Sala, Stefano Magni, insomma, sono giornalisti di vaglia, insomma, che hanno dei blog molto seguiti, molto molto autorevoli, diciamo. Ultima cosa, è probabile che nel corso della trasmissione si riesca ad avere ospiti, diciamo, intervistati di un certo grido. Stiamo pensando a Maurizio Molinari, giornalista, noto cronista di cose americane per la stampa di Torino, il migliore tra i giornalisti, diciamo, che si occupano di Stati Uniti, indubbiamente. Si parlava anche di Cristian Rocca, probabilmente, forse di Martino, l'ex ministro, insomma, tutta una serie di nomi che comunque possono dare ulteriore luce alla serata. Ecco. Ma veramente Cristian Rocca? Non ci posso credere. Ma stanno provando a contattarlo. Non è detto, perché lui ultimamente è un po' fin troppo riservato, diciamo. Poi naturalmente ci saranno tutti gli impegni della notte, quindi vabbè, comunque stiamo provando un po' dappertutto, insomma, vediamo un po' di riuscire ad allestire un panel prestigioso.
Entro domani credo che si debba chiudere con questa fase, cioè avere l'esatta dimensione delle forze a disposizione, perché è molto importante. Naturalmente, se siamo in numero limitato, in 10, il discorso cambia. Se riusciamo ad arrivare a una ventina di persone, tra commentatori, tra gente che fa il monitoraggio delle gare più importanti, forse potremmo diciamo affrontare adeguatamente un compito che effettivamente sembrava nato come una boutade, però ovviamente a lavorarci su diventa sempre più difficile, sempre più complesso. Comunque non disperiamo, abbiamo ancora una settimana, quasi 10 giorni, insomma, quindi mi pare ottimo Salvatore, lo dico per aver seguito insomma le riunioni che sono state fatte fino ad ora. Io darò il mio contributo in quella nottata, curando la regia e curando, essendo un po' l'interfaccia tra voi e la chat, perché insomma ne so veramente poco delle elezioni midterm americane. Tra l'altro, sì, poi un'ultima cosa, purtroppo ho l'impressione che non potremo affrontare, diciamo, il discorso sulla Proposition 19, sul referendum, sulla penale, se non all'inizio, come diciamo come introduzione, parlare in generale, perché naturalmente i risultati del referendum verranno computati dopo lo spoglio del voto senatoriale, del voto per il governatore. Quindi verso che ora si saprà il risultato del referendum? Vabbè, i seggi in California dovrebbero chiudersi attorno alle 6 ore italiane, quindi usciranno subito gli exit poll sul Senato, sul governo. E penso nella tarda mattinata, sì, cioè gli exit poll sul referendum dovrebbero uscire subito, penso, però naturalmente per i risultati bisognerà attendere, siccome è un risultato piuttosto combattuto, come già Claudio anticipava, cioè, nel senso che alcuni sondaggi danno il sì vincente, altri danno il no prevalente, quindi in realtà è molto aperta come partita, quindi purtroppo ragionevolmente non credo che si possa sapere qualcosa di definitivo prima della tarda mattinata italiana. No, insomma, si va addirittura al pomeriggio, insomma, questo. Poi se comunque si vince si fa uno speciale, eh? Assolutamente. Tutti con la mano a mano a cantare di sogno California. Assolutamente. Magari lo mettiamo in programma per il prossimo domenica, vediamo un po'. No, che dici, Roberto? Sì, secondo me si può fare assolutamente, insomma, una cosa che dobbiamo fare. No, io volevo sollecitarvi invece un po' tutti quanti a riflettere su quello che diceva Claudia prima a proposito dell'azione di Schwarzenegger, che ha di fatto depenalizzato il consumo. Sì, però Roberto, scusami interruzione, però anche lui qualche giorno fa è uscito sulla stampa, naturalmente pressato dagli ambienti, cioè, per fare un endorsement al no sul referendum, quindi vabbè, comunque. Ah sì? Sì. Certo. Infatti la sua decisione. Gli unici sostenitori del referendum sono i Greens, Libertarian Party naturalmente, altri partiti minori tipo pacifisti di Peace and Freedom Party, un partito diciamo pacifista, libertario pacifista, ed altri partiti, movimenti minori. Scusa l'ignoranza, Salvatore, ma chi sono i promotori di questo referendum e soprattutto cosa bisogna fare in California per fare un referendum? È sufficiente diciamo depositare un certo numero di adesso le firme non ricordo esattamente quale sia il numero esatto, perché varia diciamo da stato a stato, ogni stato poi naturalmente essendo gli Stati Uniti Repubblica Federale ha un suo regolamento diverso. Quindi i promotori sono comunque, se non vado errato, tutta una serie di diciamo di associazioni che si occupano. Un cartello. Un cartello, sì, tra cui mi sembra a livello politico ci fossero appunto solamente i Verdi e il Libertarian Party. A livello politico aperto, sì. Oltre ad altre diciamo associazioni, consumatori, familiari dei malati, eccetera, c'è tutto, insomma, un pezzo di società civile, diciamo. Questo è il quadro della situazione. Poi naturalmente però a livello, sembra uno scontro fra titani, perché come dire, gli apparati dei due principali partiti, persino Jerry Brown, che è un personaggio singolare, ex governatore della California, è nato come hippie
e poi insomma si è schierato per il no, quindi è diventato molto istituzionale, diciamo, la sua posizione. Tutto il Partito Democratico e buona parte. E invece Schwarzenegger, scusate, è partito da repubblicano reganiano ex attore, insomma. Sì, all'inizio si era schierato a favore anche per problemi, diciamo, diciamocela tutta, la California ha un problema di deficit gravissimo, sono 20 miliardi di dollari, come molti stati dell'Unione, cioè, però aveva pensato a questa ipotesi naturalmente anche per quanto riguarda il problema economico. Sì, sì, è e stato poi, l'argomento più usato durante la campagna referendaria, quello economico, infatti. Certo, certo, che voglio dire, non sta nemmeno a noi demonizzare, cioè, effettivamente... è molto un approccio molto magari è una forma di pragmatismo per il loro elettorato conservatore che è l'argomento economico sì, tradizionalmente fatto sì, guarda che comunque l'elettorato repubblicano è spaccato esattamente in due perché c'è una componente abbastanza forte crescente di battaglia naturalmente l'influenza della destra religiosa Christian Coalition quella parte più reazionaria dei diparti c'è però è comunque non dobbiamo ragionare con gli schemi come naturalmente diceva pure Marco eccetera eccetera è che cioè i repubblicani coincidono essenzialmente col liberalismo con me mentre i repubblicani sono per forza il partito del legge ordine in realtà le frontiere sono molto più confuse di quel che sei per esempio in West Virginia c'è un candidato senatore del Partito Democratico che è anti-abortista anti-ricerca tutto quanto insomma. Viceversa ci sono dei candidati repubblicani che sono a favore ad esempio della scelta di una scelta antiproibizionista addirittura pochi ma ci sono un confine labile comunque il fatto sta che due partitoni si sono schierati per il no questo è il succo diciamo ho capito quindi insomma sarà veramente sul filo del rasoio sul filo di lana insomma il risultato ma secondo voi lo chiedo un po' a tutti quale potrebbe essere l'eco politica che un risultato positivo di questo referendum potrebbe avere a livello statunitense ma anche a livello diciamo planetario rispetto ai vari paesi che invece adottano ormai hanno preso la strada del proibizionismo duro e puro insomma io comincio io poi cerco di essere brevissima sicuramente la California e poi un po' si tira dietro un po' tutta l'America poi alla fine perché già in diversi stati comunque è stato legalizzato anche l'uso non solamente terapeutico e sicuramente hanno un bel peso a parte in quella che sarà la direzione politica futura un po' di tutto l'Occidente ma anche sulla possibilità poi di andare all'ONU ad una revisione di quelle che sono le convenzioni del 61 addirittura e di cominciare a rivedere perché a questo punto comincerebbe a esserci tutti quegli ex presidenti brasiliano, boliviano, cioè una bella parte del Sud America, cominciano a esserci grossi rappresentanti di forze dell'ordine, persone di legge che in diversi paesi potrebbero portare avanti finalmente un'azione sull'ONU che poi è al centro di tutte queste politiche, c'è anche una serie di divieti che sono imposti in partenza e che gli stessi stati singoli non possono contravvenire. Allora cominciamo il giro. Ce l'ha cominciato Claudia, Adriano. Posso dirvi soltanto una cosa? Vai Gianni allora te, vai te e poi Adriano. No, è soltanto il dato, sono 700.000 le firme, oltre 700.000 le firme raccolte. 700.000, e bastavano 430.000. Mattia che ci sta seguendo in chat, tra l'altro lo ringraziamo, aveva detto 1.000.000, insomma si era avvicinato, 700.000 dal sito dell'ADUC hai preso insomma la notizia, certo. Ho visto Gianni che lo segnala il link in chat. E quindi Adriano, la tua opinione alla domanda che ho fatto prima? Ah, io non so l'effetto che possa fare altrove, naturalmente l'America Centrale lì è molto vicina, loro hanno il problema della militarizzazione della frontiera col Messico, certamente ci saranno delle ripercussioni anche fuori dagli Stati Uniti, ma ripercussioni qui da noi onestamente sono pessimista. Ok, Gianni, la tua? Ma io penso che sicuramente le ripercussioni saranno, io penso, immediate negli altri stati federali, insomma, lì negli Stati Uniti, sicuramente qualcuno prenderà la palla al balzo. E probabilmente se, poi bisogna vedere come va, ovviamente, se si vince, cioè se vince appunto questa proposition, sicuramente
potrebbe essere un modo per la sinistra per iniziare a fare un discorso antiproibizionista moderno. Qualcheduna di queste tante anime della sinistra può darsi, potrebbe essere ipotizzabile che butti uno sguardo oltre oceano e veda che insomma ci sta un luogo autorevole dove, ecco, non è, dove comincia a farsi anti un antiproibizionismo decente, ma anche appunto a sfondo, diciamo, come dicevamo, commerciale, per sollevare le casse. Dovremmo essere noi a pagare delle squadre. Dovremmo essere noi a mandare, scusami, mi interrompo un attimo soltanto, a mandare delle troupe lì a fare dei documentari, delle cose di colore, di costume in italiano e inondare, perché se aspettiamo la sinistra nostra per non parlare della destra. Scusa, scusa, ti chiudo. No, hai fatto bene, per carità, hai fatto bene. No, ma è vero. Poi ecco, un'altra cosa interessante sarà vedere, tanto per tornare al discorso di informazione, come verrà trattato dall'informazione questo argomento. Tutto dipenderà ovviamente da come sarà l'esito. Se sarà oscurato, diciamo, se sarà ignorato, poi ci saranno i soliti, tanto per tornare ai soliti discorsi, e diciamo, indicazione delle varie curie, del Papa, dei vescovi e così via. Io già aspetto le dichiarazioni di Giovanardi con sgomento, aiuto! Sicuramente. Io che se le adesso ultimamente sei inviperito contro la povera Ornella Vanoni, che è una donna ormai anziana, povera donna. Ha detto che lei qualche volta una spinella per dormire, ha detto la Vanoni se lo fa, perché si dorme meglio. E Giovanardi si è scagliato anche contro la povera Vanoni, cioè non va bene. Oh, guarda chi ci ha raggiunto in chat, c'è Gilla. Ehi, Virginia. Ciao, Virginia. Mi scrive. Ciao. Virginia, se vieni su Skype puoi partecipare anche tu in audio. Pensa. Senti, ma Mattia, sei Mattia Caruso? Segno sì, è lui, Mattia è Mattia Caruso. Caruso. Oh, Mattia ciao Caruso. Mattia. Oh, ho capito chi sei. Ho messo insieme la nomica fatta in quello. No, veramente invitiamo anche Mattia, se vuole aggiungerci, adesso io aggiungo il, se vuole partecipare anche lui in audio, oltre che con la chat, se vuole aggiungermi, e lo stesso a Virginia, se vuole intervenire in audio, visto che stiamo facendo una conduzione, in questo momento sono collegati con me Claudia, Adriano Peluso, Gianni Colacione, Salvatore Antonacci e Marco Marchese, che mi ha scritto privatamente che si stava assentando un attimo per spiegare delle cose. Quindi se anche Gilla vuole intervenire in audio... Gilla deve intervenire, perché Gilla insieme a me è la cofondatrice. Io sono qui con Roberto Marcuso perché voglio Gilla. E devo dire che nel confronto veramente... Nel confronto anch'io preferirei Gilla. Ciao. No, non a te. No, a me. A me stesso, cioè preferisco vedere voi due. Ma guarda che tu sei terribile, Claudio. Io non posso fare una trasmissione seria con te. No, vabbè, non ce la farai. Ci ho detto. Perché con qualcun altro ci riesci. No, sì, più o meno ce la faccio. Certo. A un livello di serietà e di sobrietà. Ma la cosa seria è proprio il cazzeggio, il resto non conta. Sì, ma infatti, dai, siamo a mezzanotte. Vabbè, questa è la nightline e si cazzeggia. Io però, se me lo consentite, alla fine di questo spazio, o a metà o quando volete, sì. Ci terrei a dire una cosa mia, che probabilmente non c'entra niente con tutto quanto è stato detto finora e in particolare con l'antiproibizionismo, e che però c'entra con la nostra capacità di iniziativa, con la prospettiva, insomma, con il futuro dell'iniziativa radicale, secondo me. E dilla, Adriano, ormai ci hai fatto venire la curiosità. No, siete scomparsi? No, ci siamo. Dico, dilla che ci hai fatto venire la curiosità. Sì. Allora, la cosa è questa. Oggi sono saltato sulla sedia perché ho letto due comunicati pubblicati ad un giorno di distanza uno dall'altro. A firma di due persone, uno dei quali Marco Perduca, l'altra firma non me la ricordo, abbiate pazienza, a proposito della cosa di WikiLeaks. L'ho letto anch'io, l'ho sentito anch'io. Io no, ditemelo. Marco Perduca nel primo comunicato, credo che fosse di ieri, ha scritto che i documenti, che per quanto sia importante la circolazione dell'informazione, però i documenti diffusi da WikiLeaks sostanzialmente non aggiungono niente di nuovo a quanto già si conosceva, e per questo probabilmente
l'iniziativa di Wikileaks non produce riforma, non produce un processo politico percepibile di miglioramento di alcunché, e che quindi quell'attività sarebbe irrilevante. A distanza di un giorno, credo, oggi, se ho capito bene, hanno scritto un altro comunicato in cui hanno tolto questi passaggi più infelici, tipo che quell'attività è irrilevante o che le cose pubblicate erano già note, tra l'altro perché stanno, insomma, e hanno scritto: Assange, il fondatore di Wikileaks, aiuti Pannella nella sua iniziativa sull'esilio di Saddam. Quindi Assange aiuti Pannella dopo aver scritto il giorno prima che l'attività di Assange è irrilevante. Beh, guarda, non, come dire, per me che sono affezionato alla prospettiva... No, no, possiamo rispondere. Alla prospettiva acera, alla possibilità della tecnologia di cambiare il mondo, perché qui sono i giornali, appunto, di tutto il mondo, aprono la possibilità in Inghilterra che si possano aprire delle procedure per violazioni, come dire, formalmente affermate delle forze armate inglesi, no? E noi continuiamo a dire, ormai in maniera, secondo me, irrilevante noi, perché abbiamo già detto per molti anni, non è successo a niente, che c'è il regime, che non passiamo in TV. Ieri ho visto la cosa del nostro segretario al Campidoglio con le anatre gonfiabili, che il comune non applica una cosa che aveva votato all'unanimità un anno prima, a Milano le firme false, tutte queste cose non contano più un cazzo, perché ormai questi hanno deciso che non gliene fotte più niente della legalità come la proponiamo noi. Allora nascono intorno al mondo vie alternative e la reazione della nostra classe dirigente, diciamo che non è proprio incoraggiante. Questo è un dibattito che secondo me in qualche angolo della nostra organizzazione, della nostra frequentazione, noi dovremmo affrontare, magari anche partendo dal basso, perché se la via non è quella di Wikileaks, però se permettete io penso di poter dire che non è neanche più quella della rivendicazione della forma e della legalità, perché su questo terreno abbiamo capito che ci cagano in faccia, scusate il linguaggio esplicito. Per questo a Claudia prima in chat avevo scritto: vabbè, ma allora per fare che? Scusate, mi accaloro, perché secondo me quella è una... Guarda, scusami, ma ognuno di noi ha le sue naturalmente caratteristiche, siamo tutti radicali, ma ognuno di noi ha le sue particolari maniere di intendere quella che potrebbe essere un'iniziativa. Io la vedo in un modo, cioè per esempio, ti faccio un esempio a caso, su tanti aspetti te ne cito uno. Io per esempio sono una che vorrei che ci si presentasse a tutte le elezioni amministrative, anche quelle più piccole, capito? Mettendo sempre come capolista Marco Pannella e facendo campagna elettorale sulla disobbedienza civile. Ed è una proposta che ho fatto diverse volte, anche pubblicamente, cioè sta a me, se voglio e se è veramente una proposta valida, riuscire a darle forza fino al punto di riuscire anche a farla sfondare a livello democratico all'interno del mio partito. Capito? Per cui non è tanto nella critica a quello che fanno i dirigenti il lavoro, è nel riuscire a essere dirigenti noi stessi e riuscire a portare avanti le proposte alternative. Cioè cerchiamo di costruire, perché a distruggere siamo tutti bravi a fare le critiche a quello che stanno facendo gli altri. Claudia, io capisco quello che tu dici, no? Però appunto c'è anche un dato di fatto, no? Perché non è che io mi limiti a criticare, io avevo anche fatto delle proposte, delle offerte. Diciamo che secondo me c'è un dato culturale, adesso magari, ecco, però c'è un dato culturale che si traduce in una scarsa così incisività della iniziativa, perché io so benissimo che Marco Cappato sta facendo una grossa fatica nel fare quello che sta facendo, però manca una riflessione, no? Perché se la benda in TV e i referendum sono andati bene negli anni 70, non esattamente qualche anno fa, sull'aborto e il divorzio, no? E oggi probabilmente ci si potrebbe porre il problema di modi altri. E certo, il referendum è uno strumento che purtroppo ce l'hanno rovinato in diversi modi
nel corso degli anni, tu lo sai benissimo. Ce l'hanno rovinato, ma non ci hanno rovinato soltanto tutta la maniera in cui ci hanno rovinato il referendum. Cioè, da noi resi inefficaci. Però noi non ci possiamo limitare a dire che ci hanno rovinato. Non ci possiamo limitare a dire. Allora, te che, cioè, portiamo in campo delle proposte e discutiamone e portiamole avanti e facciamole. Cioè, capito, le discussioni di ove su ciò... Io ho indicato alcune proposte operative su alcune mailing list a Padova, a Chianciano. E vieni a dirle in congresso. Come? Vieni a dirle in congresso, vieni a esporle in congresso. No, non so più, sono venuto troppe volte a spese mie, tra l'altro sono delle banalità, non credo sia necessario. Il problema non è che nessuno le dice. Dimmi, qual è? Ecco. Anch'io vado a spese mie, sai, anche quest'anno a Chianciano, come tutti gli anni, me la pago la stanza. Io non ci vengo più. Oh, mi dispiace. Andiamo tutti a spese nostre, Adriano. Non è che ce l'ho con te, voglio dire, no? Ci credo. Come? Ci mancherebbe. Perché dovreste avercela con me? No, non ce l'ho con te. Talmente, è un disagio, voglio dire. Ok, intanto si è aggiunta a noi Virginia. Vabbè, scusate, questo è... Ma è molto interessante. Si è aggiunta al collegamento Virginia Fiume, che salutiamo. Oh, ciao Virginia. Virginia, wow! In realtà sono ciao Virginia. Non potevo perdermi l'occasione di salutare Claudia Stelzi di persona, insomma. Fantastico. Che non ci sentiamo di voce. Che bellezza, ciao Virginia, che bello. Di cos'è che state parlando, del tutto e del contrario di tutto? Di tutto e del contrario di tutto, assolutamente. Perché la Nightline, a mezzanotte è finita una leggera euforia, è cominciata la Nightline. Comincia l'euforia quella pesa. È cominciata una leggera incazzatura. No, comunque io volevo, Virginia, se per, tu hai seguito questa cosa di WikiLeaks, la dichiarazione di Marco per Duca, hai seguito qualcosa? Sono quasi imbarazzata nel dire poco, diciamo, quindi se volete farmi una breve sintesi, ma anche per chi si fosse connesso in questo momento, mi viene da dire. Sì, cosa... no, molto semplicemente sono stati due comunicati fatti da Marco Perduca ed altri, però non voglio dire gli altri nomi perché magari corro il rischio di dire delle inesattezze, perché anch'io ho visto di sfuggita i comunicati. C'è stato un primo comunicato nel quale sostanzialmente veniva detto che WikiLeaks non ha aggiunto nulla di nuovo a quello che già si sapeva sulle responsabilità degli Stati Uniti, e un secondo comunicato nel quale invece si chiedeva a WikiLeaks di aiutare Pannella e i radicali nel diffondere le notizie riguardanti le motivazioni del Satya Gra. Sì. E quindi è un po' il giudizio rispetto a questo giudizio quasi negativo, no? Che giunge da parte di Perduca nei confronti di WikiLeaks, di chi comunque ha fatto della battaglia della libertà di informazione, anche se vogliamo una battaglia per i propri diritti, una battaglia per i diritti civili, facendo emergere insomma delle cose anche importanti per come ha fatto WikiLeaks. Beh, stai criticando il senatore Perduca per caso? No, non sto, sì, non lo so, sto criticando quell'opinione. Lo sto criticando io se serve. Ma perché non si può? Se può. Adesso io non ho letto il comunicato del senatore Perduca, però secondo me succede anche che a volte in posti diversi del mondo contemporaneamente ci sono persone che fanno le stesse cose e magari non lo sanno, cioè voglio dire, non necessariamente quelli di WikiLeaks devono sapere in dettaglio come prosegue da anni l'iniziativa di Pannella. E non necessariamente devono darne anche visibilità, poi si può scrivere e dire date visibilità all'iniziativa, il Satya Gra, eccetera, eccetera. Cioè, secondo me, anche così come i discorsi su vari Beppe Grillo. D'accordo, Virginia, sono d'accordo, però sono d'accordo e la tua analisi non fa veramente una grinza. Però la cosa che ti volevo dire è questa, cioè è un bel fare prima a criticare che voi non avete capito un cazzo, avete detto delle cose che erano cotte, trite e ritrite, quando quelli rischiano la galera, e poi il giorno dopo fare un altro comunicato in cui si chiede aiuto per comunicare, per far conoscere al mondo le ragioni del Satya Gra. Cioè, mi sembra un po' quantomeno contraddittoria, come poi anch'io devo leggere cose... la contraddizione è una questione, scusate, ma che emerge più vistosa. Cioè, evidentemente c'è sta gente che dice o fa insomma non sa chi, non sa cosa, gli altri, poi anche altri dirigenti, ognuno va del secondo capoccia propria, insomma,
Probabilmente il senatore Perduca risente forse del fascino dei suoi soggiorni a Broccolin, come dicevo io quando stavo sul foto, sul forum, ma insomma. Tra l'altro, un mese fa, meno di un mese fa, nel mese di ottobre, Matteo Mecacci ha tenuto una conferenza stampa alla Camera sulla Modern Media Initiative alla presenza di una deputata islandese. Sì. Quella è una iniziativa legislativa vasta, sicuramente interessante, nata in seguito ad una iniziativa di WikiLeaks. Sì, quindi dire certo. Che non producono processo di riforma un mese dopo, no? Cioè tu un giorno dici che uno è irrilevante, poi dici però se non dà voce a noi, perché se ci diamo voce noi da soli non ci caga nessuno. Cioè c'è un problema. Però in questo dibattito, ovviamente, a parte gli scherzi, il senatore Perduca non ha nessuna possibilità di rispondere, per cui magari parliamone in generale. Però non stiamo troppo, magari ci sarà un motivo, oppure semplicemente ha sbagliato, come può capitare a tutti noi, infatti questo è corretto, cioè a tutti può capitare anche di dire una cazzata l'anno, forse soltanto un anno, non ci disturba nulla. Non ha risposto, no? Adesso naturalmente se vuole rispondere quando vuole può parlare qui, suppongo, non credo che ci sia problema. Assolutamente. Vabbè. Il senatore Perduca non sa manco che esistiamo, ci sono anche altre sere. Ma non è vero, buon Marco, non dire queste cose di Marco. No, io sinceramente nei confronti di Marco, ho tenuto un silenzio di toppa. Adesso siamo in TV e si dice però non ci sono, e non ci sono quando non vogliono, e ci sono quando vogliono, e se vogliono intervenire però non c'è nessun problema. Vabbè, innanzitutto non usiamo la prima persona plurale, perché sennò sembra che soffriamo di mania di persecuzione. Sì. Stiamo parlando di Marco, della possibilità del diritto di replica, magari potrà essere la buona occasione per chiedere a Marco di partecipare. Io anch'io replicare, magari su mailing list ci ho provato per mesi a farmi replicare senza riuscirmi. Quale mailing list? Chi sta parlando? Quella via Costora Digitale. Adriano, ma sei te che hai detto che eri nel forum? Tu eri nel forum? No, nella mailing list di Agora Digitale. No, ma prima hai detto che hai parlato del forum. No, Gianni. Ah, Gianni, ok. No, ero io, forumista. Hai visto che ha chiuso il forum? No, no, sì. Non ci sono più. Il forum è chiuso. Non ho più seguito. Io guarda, l'ho seguito da... Ci sono stato dal 2000 fino al 2007-2008, poi dopo... Io ho continuato a seguire anche dopo, insomma è chiuso da pochissimi giorni, è chiuso definitivamente. Ah, e sì? È aperto un nuovo forum solamente per gli iscritti. Sì, un forum solo per gli iscritti. Ora. Ah, ecco sì. Appunto. Però tutto il sito, però volendo uno può scrivere comunque sulle varie cose del sito, cioè nel senso ci sono spazi anche per non iscritti, per... comunicare. Certo. No, ho solo dato notizia che era morto il forum, no. Siccome è una cosa che ci ha... Insomma, che abbiamo condiviso con tante persone per anni, per cui dall'annuncio che è finito, questo non vuol dire certo che non iscritti non possono intervenire sul sito. Non possono. Allora, a questo punto diamo un'altra notizia, la concomitanza con la trasformazione di Notizie Radicali in giornale telematico. Esatto. Concomitanza. Questa è una buona notizia, mi sembra che il lavoro che ha fatto, credo, MIAI... Credo che ci lavori anche Simone Sapienza, no? A quel progetto. Vabbè, lavorava una parola grossa. Ma poi, cioè Virginia, come fai a mantenere la serietà con accanto una donna del genere? Virginia, tu come fai? Non ce la fa. È impossibile. È una pensiera euforia. Mi ha fatto perdere il filo, riesce sempre a farmi perdere. L'altra Sto volta... dicendo che Simone Sapienza sta lavorando, ti ricordo il tuo argomento, sta lavorando anche lui. Allora, ho visto che nel progetto per Notizie Radicali Online, il sito fatto da Mihai Romanciuk, lavora anche Simone Sapienza come responsabile di redazione, quindi gli facciamo i complimenti. Io oggi ho visto il sito, mi sembra un sito fatto molto bene, ed era ora che Notizie Radicali diventasse questa cosa, e un po', se vogliamo, darà la possibilità anche ai militanti radicali, coloro che vogliono approfondire determinate cose, di scrivere. Ecco, per esempio, per ricollegarmi al discorso di Adriano, prova a scrivere a Vecellio, a Notizie Radicali, un tuo articolo spiegando cos'è WikiLeaks, e cioè non ti devo dire io come scrivo, però prova a mandarglielo. No, io complessivamente, per tornare al discorso del forum, intanto mi casca sempre l'auricolare, no, ma c'è scritto il motivo, si è chiuso, ti ricorda qualcosa, no? Me lo devo attaccare con l'altra. Sì, abbiamo ripristinato il vecchissimo auricolare. Un auricolare in due. Un auricolare, ci dividiamo l'auricolare io e Claudia. E allora praticamente quello che volevo dire, secondo me è bene che sia stato... chiuso il forum, perché ormai in realtà era morto, non ci scrivevano più i dirigenti radicali, se non pochissimi,
da un pezzo, quindi non era, è stato un forum bellissimo. Basti pensare che storie come quelle di Luca Coscioni o come quelle di Pier Giorgio Welby sono raccontate in quel forum, nel vecchio forum di Radicali.it, però purtroppo per le ragioni le più svariate si è un po' perso. Ma io ritengo che complessivamente, e poi di questo volevo chiedere a Virginia, l'azione politica sul web dei radicali si stia da un anno a questa parte, anzi forse anche da meno mesi di un anno, da 9 mesi a questa parte, 10 mesi a questa parte, abbia invertito una china che ci faceva stare indietro rispetto ad altre forze politiche e movimenti. Cioè si è cominciato a fare un lavoro sul web che non si faceva da anni, e ne è testimonianza Nuovo Radicale. Di ritardo, diciamo. Sì, va bene, però intanto si è cominciato, Adriano. Per verità, va benissimo, avrò così, puntualizzavo. Sì, ok. E questo... Avvalendosi del lavoro dei due meravigliosi, due giovani stronzi di internet, Virginia Giume e Francesco D'Ambrosio. Vabbè, io lo abbiamo dicendo... avuto la fortuna di trovare questi ma bruciato, due io stavo facendo, stavo facendo la domanda a Virginia, proprio questo le stavo per chiedere, ma ha bruciato la domanda. Cioè, Virginia, cosa devo fare? La strozzo? No, fai... Io vi ascolto e rido, perché non sento tanto bene, fammi la domanda. No, la domanda era questa: siccome tu hai lavorato, oltre che alla Web TV, anche al nuovo, Radicali.it, sì. Claudia, sta bonina. No, volevo dire se anche te condividi questa sì. cosa, cioè il fatto che... Prego. È che secondo me in realtà è in linea... con quello che, cioè, i radicali sono sempre stati un po' all'avanguardia rispetto agli altri su internet, quindi secondo me si è fatto sì un salto di qualità, diciamo, di divulgabilità delle notizie, di contenuti un po' più pensati per girare su internet, ma come anche tutti i video delle varie, c'è un po' più di attenzione anche a fare video per far girare le iniziative, le cose, e credo anche che tutti i vari commentatori della comunicazione politica, secondo me, non hanno fatto abbastanza attenzione a questa cosa dei radicali. A me viene in mente che quando stavano preparando radicali.it si prendevano come esempio i vari siti di altre organizzazioni politiche, tipo un esempio di sito che viene sempre portato come esempio di qualità, di sintesi, di efficacia, eccetera, il famoso Nichi Vendola, no? Mentre io scrivevo i contenuti per radicali.it pensavo certo che però Nichi Vendola c'ha ben poco da scrivere, quindi è facile fare un sito leggero quando hai poca roba da metterci dentro, è un po' più difficile nel momento in cui hai una storia che i cui passaggi sono fortemente interconnessi l'uno con l'altro, cioè anche i discorsi che facevamo oggi pomeriggio sull'informazione. Sono anni e anni e anni di lotte varie assortite, non sono solo comunicati stampa o qualche dichiarazione estemporanea, quindi la complessità radicale renderla su internet non è assolutamente facile, e secondo me dovrebbe essere valorizzato molto di più il nostro sito, l'apertura che ha, il fatto che tutti possono commentare tutto, che c'è il filo diretto col segretario, che c'è tutto lo spazio delle varie associazioni, delle varie realtà, quindi secondo me chiaramente è una svolta importante. Detto questo, secondo me, per tornare un attimo anche al discorso che faceva Adriano prima, volevo dire una considerazione, sì. che secondo me bisognerebbe anche, io lo dico spesso, i radicali secondo me dovrebbero un po' più sciogliersi nelle altre realtà e negli altri movimenti, non sciogliersi in senso biodegradabile, ma in senso magari andare anche a militare da altre parti in qualche modo, ed essere dei virus che si insinuano e poi raccolgono le forze quando è il momento di raccoglierle. Io ho un po' questa visione di quello che dovrebbero essere i radicali in questo momento. Non so voi cosa ne pensate, se è un mio delirio notturno londinese. Guarda, io come sai sono molto d'accordo, sono quella che partecipa alla Emilio Mariana March, che va dalle donne femministe di sinistra per la celebrazione della legge sull'aborto, cioè sono una che cerca sempre comunque di non sciogliermi, però di su obiettivi comuni di coalizzarmi con più forze possibili, questo di sicuro. Sullo sciogliersi non esagererei, ecco, un po', no, magari sciogliersi un po' troppo, però sicuramente essere più aperti sì, perché sennò si fanno delle cose a preclusione, per cui con qualcuno si dialoga ed è amico e con qualcun altro no, il dialogo deve essere aperto a tutti indistintamente, fermo restando un obiettivo comune di iniziativa politica.
Certo. Io tendo ad essere d'accordo con queste osservazioni. Del resto, io stesso spesso quello che scrivo lo scrivo in un contesto non esclusivamente radicale, ma anche il giro di persone che frequento, non è che frequento solo radicali, sarei molto solo se fosse così. Però vorrei dare un'indicazione più modesta di questa, che è per esempio quella di scrivere sulle mailing list, sui forum, ai militanti mortali che scrivono dalla provincia. Perché non è che uno, per dire una banalità, deve per forza venire al congresso a Chianciano, se no non la può dire, no? Esiste una forma di interazione che è sopraggiunta rispetto a quella dell'unità italiana, sarebbe forse il caso di cominciare a avvalersene. Guarda, questo è un argomento che io all'interno, io da un anno e mezzo, due, frequento Torre Vergentina quasi tutti i giorni, e questo è un argomento che io propongo spessissimo, perché mi ricordo molto bene di quando ero una militante nella provincia sperduta di Arezzo, il senso di isolamento e di non comunicazione, di impossibilità di comunicazione e di riconoscimento reciproco. Per cui cerco sempre di far presenti quelle che sono, o quelle che io immagino che siano, le necessità di informazione. Anche delle volte, quando uno sta nelle province dell'impero, rimane anche 6 giorni e giorni che non sa quello che succede all'interno del partito, che si sta muovendo, e questo sicuramente, secondo me, è un aspetto da migliorare molto anche. È vero che c'è molto sforzo nell'essere presenti, perché io vedo che i nostri segretari, tutti, indistintamente, poi si muovono, vanno a fare, vanno a faccio, stanno facendo tutto il giro delle assemblee precongressuali, per cui si cerca di garantire una presenza. Però i difetti di comunicazione sono tanti, e io non credo che dipendano da una cattiva volontà, penso che dipendano proprio da dei difetti di organizzazione, di strutturazione. E ognuno mette la sua parte nel cercare di migliorarli, almeno io cerco di mettere la mia nel cercare di migliorare quelli che sono i difetti di quello che rimane per me il miglior partito sulla piazza. È quello dove io, l'unico dove io posso lavorare in questo momento, e dove lavoro volentieri. Non lo trovo perfetto, assolutamente. Trovo che sia migliorabile, però, e mi impegno per migliorarlo. Ma per rispondere un po', prendo la parola io per rispondere un po' alla sollecitazione che è molto intelligente che ha fatto Virginia. Quello che dici, per esempio, ecco, vorrei coinvolgere anche Salvatore, se mi ascolta. Mi ascolti, Salvatore? Sì. Ok. Sento, sento. Quello che, diciamo, lo scenario che ha prospettato Virginia, no? Quello un pochino del senza biodegradarsi, ma diffondersi con quante più realtà politiche possibili, anche di altri partiti, con la realtà associativa, eccetera. Beh, questo noi abbiamo provato a farlo a Lecce, Virginia, quando eravamo anche appunto militanti di provincia. Ed è stato un insuccesso totale, perché noi facemmo un comitato che si chiamava Comitato Salento Laico. Tra l'altro c'è su radicalilecce.it, c'è ancora il video dell'Assemblea Costitutiva, dove coinvolgemmo forse 7, 8, 9 forze politiche, soprattutto di centrosinistra, perché erano gli anni della rosa nel pugno, ma poi soprattutto perché era, diciamo, c'era tutta, almeno in quel periodo, la sponda con cui maggiormente su certi temi riuscivamo a interagire e costruire qualcosa. E così stilammo una proposta, era allora segretario Francesco Mauro, l'ottimo Francesco Mauro, una proposta di, cos'era, una petizione, cos'era, Salvatore? Sì, per una petizione per chiedere sì, però con effetti deliberativi, perché il Comune di Lecce obbligava il Consiglio Comunale di Lecce a esprimersi sulla questione di fatto, eccetera, su un testo preparato da noi, quindi era anche, aveva anche dei riflessi cogenti. Beh, insomma, alla fine della fiera, per usare un'espressione utilizzata anni fa dal nostro ex segretario, che noi tutti tanto amiamo, che fa corrispondere al nome di Daniele Capezzone, alla fine della fiera, perché lo diceva sempre, alla fine della fiera, cara Virginia, ci siamo trovati solo noi, da soli, a raccogliere le firme per questa petizione. Tutti si sono dileguati. E in ciò mi prenoto per alcuni minuti dopo. E in ciò sì, ho quasi finito. E in ciò sta, secondo me, la originalità radicale, la singolarità radicale. Io non riuscivo, oppure con l'esperienza che ho avuto per altri versi con il Circolo Pasolini, che è stato il tentativo in un settore particolare di creare una piattaforma politica che non avesse il nome radicale, anche se poi nei contenuti erano contenuti radicali, in modo da allargare a quante più persone possibili il lavoro. Ma anche lì, alla fine,
il progetto è finito. Quindi voglio dire, è un problema, cioè quello che poni te è veramente un problema, ma non so se ce lo dobbiamo porre in termini soggettivi, cioè nel senso siamo noi radicali diventati qualcosa che ci impedisce di lavorare su piattaforme comuni con altri, oppure è un problema in senso oggettivo, nel senso che è veramente così altra la politica radicale che risulta difficile contaminare e contaminarsi dalle idee degli altri. Io opterei per la seconda, cioè nel senso che un tempo, fino a non molto tempo fa, era possibile questa contaminazione, e adesso francamente la vedo nera da tutte e due le parti, sia vabbè, adesso c'è la dialettica all'interno del PDL, Confini, cioè che ha cercato di smarcarsi, anche se fare con la solita fuffa, no? Anche a sinistra, vabbè. Vai, Gigi. Ho finito. No, che solo che secondo me il discorso è anche, bisogna vedere di che cosa si a chi ci si rivolge, nel senso che secondo me nel momento in cui ci si allarga ad altre forze politiche, e con politiche in questo caso intendo partitiche, il rischio è che poi anche per gli altri cittadini tu sei uno come tutti gli altri, perché sei nella dinamica comunque dei partiti, mentre invece secondo me quello che ha sempre caratterizzato i radicali, che credo che sia il motivo per cui 9 su 10 di noi sono qua tendenzialmente, è perché non è un partito come tutti gli altri, si riferisce più alle esigenze delle persone normali che sono fuori. E la diretta, sperando che regga. Io fra poco vi lascio. Ecco, ritorniamo in diretta sperando che riusciate a vederci, perché abbiamo dei problemi di banda in questo momento. Stava parlando Gianni Colacione, al quale restituisco immediatamente la parola. Gianni. No, volevo soltanto concludere dicendo che questi esperimenti poi alla fine, quando si tratta di tirare le somme, sono miseramente falliti. Il discorso, non credo il problema sia, che poi viene sempre da punti di vista, a mio parere c'è il motivo, diciamo, non il problema, il motivo è che nel panorama politico del passato e del presente, gli unici che non praticano una politica autoreferenziale, un appropriamento, la politica intesa come appropriamento, anzi appropriazione di poltrone e potere e spazi di potere all'interno dei vari organi, eccetera, sono i radicali. Quindi poi tutti quanti alla fine, quando si tratta di avere un radicale a fianco, cominciano a insomma, io è eclatante le ultime elezioni in cui gli alleati ci hanno fottuto 4 senatori, stando a quello che ci dicono, o 4 deputati. Insomma, è una cosa assurda, è una cosa inaudita, c'è una gravità che poi io sinceramente non, poi se ci si è passati, poi ci sono state le polemiche, le autosospensioni, sinceramente non so se ancora sono autosospesi o sono semisospesi o non sono sospesi, dove stanno sospesi, non ho, questa cosa è rimasta così, non l'ho ben capita come è andata a finire. Quindi, sono ancora sospesi. Sono sospesi ancora? Sì, sì. Cioè, anche rispetto all'elettorato, poi, ecco, elettorato tra virgolette, scusate se io tutto sottolineo questa cosa, perché lo so che c'è sta il mito, il Moloch dell'obolo nel mondo radicale e non dell'elettore, elettorato, numero di voti che è stato in perenne calo, tranne vabbè l'exploit con la vendita di Radio Radicale 2, vabbè, e quella è stata una cosa unica, ma per il resto, nonostante le contaminazioni, i tentativi, le aperture, e il numero di elettori radicali è sempre andato scendendo, e quindi voglio dire, insomma, non mi sembra che sia stata né premiante, sinceramente, dall'uno o dall'altra parte fare contaminazioni vuol dire rinnegare da una parte metà o dall'altra parte metà del patrimonio culturale e politico radicale. Ci senti, Luca? Niente, non ce la facciamo, Luca, hai problemi? Pessima la connessione. Hai problemi? Come? No, non si sente. Non si sente niente, Luca, non si capisce proprio. Io non sento più. Non si sente, Luca, mi spiace, porca miseria.
No. Speriamo che... No, non si sente una voce metallica, Luca. Ti salutiamo, non si sente una voce metallica. Seguici in chat. Mi spiace. Allora, mi spiace che non riusciamo ad avere il contributo allora, posso di Luca chiedere Fusari. Chi era la persona che ha parlato fino a prima della telefonata di Luca? Era Gian Nicolacione. Sì. Gian Nicolacione presente. Posso chiedere chi era la... Allora, per quel che mi riguarda, io mi sono collegato ad internet per la prima volta attraverso il primo ente che fornì accesso commerciale in Italia, ed era Agora Telematica. All'epoca c'era un solo punto di accesso in tutta Italia, a Roma, e io facevo le interurbane a Roma per collegarmi. Il web ancora non era stato inventato. Da allora, io ho sempre votato radicale a tutte le elezioni a cui ho potuto, e probabilmente ho seguito anche le indicazioni di voto ai referendum. Quindi dire che quella cosa, e come me ci sarà stato qualcun altro, dire che quella cosa non è stata premiante mi sembra quantomeno leggero, anche perché io non è che stessi dicendo che voglio rifare le elezioni online alla Welby. Stavo dicendo una cosa più modesta. Stavo dicendo che esiste un modo di costruire le comunità che richiede un minimo di dote umana. Allora non si fa che nelle mailing list la gente scrive tu non rispondi e poi dopo 4 mesi esci con una iniziativa senza una parola. Una replica, sì, sì, un attimo solo che riavvio Procaster. Perché purtroppo la DSL non sta andando bene. Ok, mi dico quando siamo in diretta, un attimo solo. Siamo in diretta. Ok, stava parlando, chi è che doveva concludere? Nessuno, abbiamo tutti parlato, si può ricominciare da capo. Volevo fare una replica a Adriano. Ecco. Vai Gianni. No, relativamente al fatto dei votanti, degli elettori radicali, voglio dire che noi ci vantiamo che abbiamo un movimento i cui iscritti votano radicale, insomma, voglio dire, mi sembra abbastanza banale. Qui, se vogliamo avere una speranza, una prospettiva di fare qualche riforma, non possiamo aspettare che vendola diventi antiproibizionista, ok, dobbiamo cercare di conquistare spazi di potere, perché purtroppo è il potere, gli spazi degli organi legislativi, che è lì poi dopo che si può influire in qualche modo o altrove, ma conquistando il voto di chi non è iscritto, perché sennò facciamo il partito del salottino letterario, il partito degli iscritti, che è veramente una cosa, un po', a mio parere, è una prospettiva un po' violenta. Io tendo ad essere d'accordo, diciamo che probabilmente non rispondere alla gente che si avvicina sulle mailing list non è un buon sistema per conquistare voti. Ma questo senz'altro, questo è indiscutibile, ma è proprio quello che ho sempre detto, cioè la miopia a cui mi riferivo era il discorso di centrare tutto sull'elettore, un po' questa è una cosa che c'ha Marco, possiamo pure dirlo, è che il lobolo è che... Il radicale è quello che paga, ecco, che paghi e tu sei radicale, quello che vota non è radicale. Io, secondo me, è più prezioso un voto conquistato, magari sottratto a qualche altra forza politica, un elettore che votava, che ha sempre votato altre forze politiche, più che il voto di uno di noi che è scritto radicale, che votava sempre radicale, e che purtroppo, vai a vedere gli iscritti, insomma, non siamo in tanti, non credo che potremmo sostenerci politicamente o chiamarci partito, o potremmo diventare una associazione culturale, o che continuare a chiamarci partito se puntiamo soltanto sul voto degli iscritti, insomma. Mi sembra, insomma, ma Gianni, non sono d'accordo nemmeno con te, non mi pare che noi si punti al voto degli iscritti, abbiamo sempre puntato al 51% dei voti degli italiani, quindi è chiaro che poi la Marco ha sempre detto che l'essere radicale, non l'ha detto Marco, ma l'abbiamo sempre pensato tutti noi radicali, aveva un valore in sé nel fatto di prendere quella tessera che era così costosa, ma proprio perché così costosa, anche piena di responsabilità. Quindi non sono d'accordo, perché io non sono mai stato radicale, perché ho solo votato radicale e mi sono potuto iscrivere soltanto adesso che ho trovato uno straccio di lavoro. Non è questo, perché insomma l'essere radicale ha dei costi, che significa che si traducono molto spesso nel dover rimetterci dei soldi,
nel doverci rimettere del tempo, nel doverci rimettere della salute delle volte, perché magari si sta in mezzo alla strada in pieno inverno sotto la pioggia a raccogliere firme che poi vengono bruciate prima dalla corte e poi, se vinti, bruciate dalla partitocrazia di merda che ha questo paese. Quindi, però, per me il valore della tessera radicale, ma l'elettore che ti vede una volta con Berlusconi e una volta col centro-sinistra, l'elettore che magari potresti conquistare, e poi dopo, se ti dice che oggi ti dice che i radicali sono fascisti perché stanno con Berlusconi e Fini, e domani ti dice che i radicali sono comunisti perché stanno con ma insomma, dal 94 non è che siamo una volta con Berlusconi e una dall'altra parte. Con Berlusconi siamo andati una volta nel 94, tutte le volte che vi accolgo le prime a Firenze c'è sempre questa obiezione: ma voi siete quelli che stanno andati con Berlusconi. Sono passati 16 anni, ragazzi. La gente se lo ricorda ancora, Virginia. Ho capito, ma era su un obiettivo che era il maggioritario, anche allora devo nominare il maggioritario, era su quell'obiettivo garantito da Berlusconi, che poi invece non l'ha attuato. Ed era su un obiettivo comune, capito? Ed era una cosa di 16 anni fa, non si può dire che andiamo, sembra che noi si salta da un mese all'altro. A parte che è il metodo radicale classico, quello di allearsi con chi... Un attimo che comincia... Secondo me non ci sentono più. No, ce ne sono comunque 12 persone. Nel passato, Rob, che mi regala, Rob e Claudia che mi regalate. Nel futuro, Virginia. Ritorno al futuro, brava. Qui il tempo noi ce lo mangiamo a tutte l'ore. In realtà siamo ancora a febbraio. Magari. Siamo già a febbraio. Non avessimo... Allora, siamo tornati in diretta. Purtroppo dobbiamo scusarci con chi ci sta seguendo, gli 11 valorosissimi che nonostante l'una di notte ancora ci seguono, ma Virginia stava dicendo una cosa secondo me molto importante alla quale volevo aggiungere qualcosa io. Vai, Virginia. No, stavo solo facendo riferimento alla questione firme della Lombardia, che nonostante fosse prevedibile quello che doveva che poi è successo nella campagna elettorale, fosse prevedibile che si sapeva che le firme erano fasulle, sì. Così quello che poi dopo viene trasformato prima dal potere del formigone di turno che dice che cacchio volete, vogliono sovvertire l'esito delle elezioni, il popolo ha scelto, ma poi bisogna domandarsi su come è arrivato a scegliere quel popolo, e poi dopo anche la copertura che viene data a questo e il fatto che poi di fatto alla gente non gliene frega niente perché poi il risultato è questo, secondo me anche sono degli elementi che da cui non possiamo prescindere. Poi sicuramente il movimento radicale ha dei problemi, anche più di uno. Ma anche tre. Ciao belli, un saluto ciao, a tutti. Ciao, ciao Virginia, ciao. Ragazzi, anch'io vi saluto. Allora, ci stanno salutando, ritorniamo in diretta, ormai questa diretta è accidentata. Io rimasto perché voglio dire questa cosa, però me la devi mettere nel servizio. Sì, stai nel servizio, dillo Adriano, vai. No, te la mettiamo nel servizio un po' in più. Facciamo il servizio, vieni. Vai Adriano, dai, ormai siamo in allegria. Allora, stavo dicendo, sì. Nel comunicato di oggi si diceva Assange ascolti e aiuti Pannella. Precedentemente si è provato con Grillo. Sì. Ho visto recentemente la risposta che ha detto quella cazzata sul levare il voto ai sessantenni. E io ho visto la risposta di Pannella. Oh, mi sembri il monarca monologante, una risposta alla Pannella di quella improponibile, no? Allora, ma se dovesse succedere che Julian Assange o Beppe Grillo dovessero decidersi a dare una mano a Pannella con un comunicato del tipo in favore della sua iniziativa, cambierebbe che la cosa di Pannella passa di più? Arriva qualcuno in più? Suppongo di sì, perché questa è la ragione per cui si fanno queste richieste. Certo, certo. Allora com'è che Assange e Grillo riescono a trovare noi no? Con lo stesso argomento. Perché c'hanno i soldi. Non è così semplice. Però guarda che questa è una cosa che devi considerare. Devi considerare l'ambiente economico-finanziario in cui ci muoviamo, perché il regime si manifesta anche attraverso quello. Ormai dico, non sono più i tempi in Italia in cui ti arriva la polizia e ti manganella. Però magari ti mettono nell'impossibilità attraverso la difficoltà proprio finanziaria. Guarda che siamo l'unico partito che va avanti senza un accidente. Comunque, se fai il confronto con gli altri, non guardare il confronto con l'assoluto perfetto del partito che tu vorresti, guarda il confronto con la realtà che c'è.
No, ma io il confronto con gli altri sto facendo, quelle sono altre organizzazioni a cui noi chiediamo una mano. Mi domando perché noi non ce la faremmo a dire la stessa, cioè se abbiamo una cosa da dire dobbiamo chiedere a qualcun altro di dirla, perché noi non possiamo. Facevo questa domanda. Sì, guarda, evidentemente l'appello a Grillo e l'appello a Wikileaks in questo caso, perché evidentemente Marco o per Duca o Marco Pannella nel caso di Grillo spera di coinvolgere il popolo di Grillo o il popolo di Wikileaks, perché evidentemente a giudizio di Pannella o di Perduca nel caso di Wikileaks, anche se il comportamento di Perduca, ribadisco, per me è contraddittorio, può permettere ad una certa notizia di, se non entra dalla porta, di entrare dalla finestra, e quindi questo secondo me è l'obiettivo strategico, però non so se cioè basta guardare un pochino anche Grillo non ha più, a parte il caso di Santoro, insomma, a parte Santoro che dà spazio solo a quella parte in ogni puntata, non ha sugli altri media più lo spazio che aveva prima. Un po' la sorpresa Grillo si sta sfumando, no? Quindi non lo so se da ciò si possono dedurre dei macro principi ed elaborare una riflessione politica. Roberto, Grillo è un paraculo, tanto per essere sicuro. Ma vabbè, a me non, allora, non Grillo, è mai piaciuto. Grillo da sempre, non però sono andato a raccogliere le firme con i grillini, che questo è il punto. Aspetta, tu devi calcolare che Grillo è un uomo di spettacolo e non inflaziona la sua immagine, questo per principio, come i grandi uomini di spettacolo. Compare quando deve fare qualcosa, quando c'è qualcosa da dire, che non come insomma, gente di spettacolo, come può essere Fiorello, come può essere un Arbore, come può, insomma, stanno sempre. Allora, lui comunque sia, la sua impresa se la mantiene e se la custodisce, che è lo spettacolo. Poi manda avanti, chiaramente ci sta sto discorso, c'è il blog, c'è tutta questa ma difficilmente compare nelle manifestazioni, nelle trasmissioni, nelle ribalte, perché insomma non inflaziona se stesso. È una condotta, insomma, anche abbastanza utilitaristica e commerciale, insomma, ecco. Abbiamo una chat comune, mi aprite la chat, per favore? Sì, ma c'è la chat della Web TV, Adriano, siamo in diretta, ti ricordo, eh? Ah, no, ma l'avevo chiusa perché altrimenti tornava l'audio, hai ragione, adesso riprovo un attimo. Vabbè, ragazzi, comunque noi siamo un po' stanchini, anche perché, insomma, io sto poco bene, Claudio ha avuto... è reduce da una settimana, 10 giorni, 18 giorni di ferie tra virgolette fatte di lavoro, e quindi insomma noi saremmo un po' stanchi. Sono stato al confino volontario a Ventotene. Se siete d'accordo chiudiamo qui la diretta, poi se volete possiamo restare un altro po' in privato per scambiarci due opinioni, però io chiuderei qui. Dai un secondo e sì, lo prendo. Perché volevo incollarvi una cosa. Niente, non si apre, possiamo staccare. Va bene, allora salutiamo tutti coloro che ci hanno seguiti oggi. Buonanotte, ragazzi. Siamo ormai arrivati al 25 di ottobre, abbiamo cominciato alle 19 del 24 la ripresa delle trasmissioni di TV Radicale. Marco Pannella è entrato da un'ora e 12 minuti nel 23° giorno di sciopero della fame, un'azione, ricordiamo a questo proposito che le ragioni dell'azione non violenta intrapresa da Marco Pannella si possono ritrovare su internet all'indirizzo irac.radicali.it, c'è tutto un dossier, una documentazione che è stata raccolta e si continuerà a raccogliere su questo sito. Quindi salutando tutti voi, salutando Mattia, Oana e tutti gli altri che sono in chat, vi diamo appuntamento alla prossima diretta di TV Radicale che sarà effettuata in occasione del congresso di Radicali Italiani. Non sappiamo come, perché ancora...